La seduta è aperta e invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Verbale della seduta del 1 agosto 2024, numero 214. Presidenza dei vicepresidenti Centinaio e Rossomando. Aperta la seduta alle 9.02, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 31 luglio 2024. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato resoconto. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge 1183 di conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2024 numero 92, recante misure urgenti in materia di penitenziaria, di giustizia civile e penale, di personale del Ministero della Giustizia. Il relatore Rastrelli, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. La senatrice Rossomando illustra la proposta di questione pregiudiziale QP1. Sulla questione pregiudiziale intervengono i senatori Musolino, Magni, Zanettin, Patuanelli e Verini. La questione pregiudiziale è respinta con votazione nominale elettronica. Sulla scomparsa di Niccolò Lipari e di Salvatore Sciascia intervengono i senatori Casini e Gasparri. Il Presidente si associa al cordoglio. Ripresa la discussione del disegno di legge 1183, in sede di discussione generale prendono la parola i senatori Lombardo, D'Elia, Bilotti, Malpezzi, Salemmi, Guidi, Cucchi, Lopraiato, Potenti, Rossomando, Sensi e Rapani. Replica la relatrice Buongiorno. Il senatore segretario dà lettura del parere della quinta commissione permanente sul disegno di legge. Il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani, a nome del governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pone questione di fiducia all'approvazione senza emendamenti in articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge del testo proposto dalla commissione con le modifiche richieste nel parere espresso dalla quinta commissione. Il Presidente prende atto della posizione della questione di fiducia. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Gelmini, Biancofiore, Scalfarotto, Cucchi, Zanettin, Scarpinato, Stefani, Mazzoli e Berrino. Con votazione nominale, con appello ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 161,1 del Regolamento, è quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto della Commissione sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e ordini del giorno relativi agli articoli del decreto legge 92. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene infine la senatrice Zampa. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 5 agosto 2024 alle ore 6. Con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle ore 11.36. Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende accolto. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo del Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113,2 del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Si è iscritto sull'ordine dei lavori e ha chiesto la parola il senatore Irto. Sì, grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, anche per condividere con l'Aula quello che sta avvenendo in Italia, dove da inizio luglio non è garantita la certezza della mobilità in questo Paese per gli italiani e per i tanti stranieri che hanno scelto il nostro Paese per le vacanze. Ritardi, cancellazioni, bus sostitutivi, aumento dei prezzi alla ricerca drammatica di soluzioni alternative ai trasporti, ritardi di oltre il 20% per i treni solamente nel mese di luglio, ritardi aerei di oltre il 64% rispetto all'anno precedente. Insomma, c'è un paese totalmente disconnesso. Purtroppo siamo davanti ad un disastro per gli italiani e per chi è nel nostro paese, e purtroppo non è finita solo con luglio. Cosa ci aspetta ora? Cosa ci aspetta ad agosto? Dalle poche informazioni che siamo riusciti a recuperare, è grande il caos che ci attende nei prossimi giorni per la modifica alla circolazione per i treni a lunga percorrenza. Ne cito alcune. La linea Milano-Bologna dal 12 al 18 agosto, cioè nel cuore delle vacanze estive, nel cuore di agosto, sarà interrotta per un aumento di tempi di viaggio fino a 120 minuti, mentre dal 19 al 26, al 25 agosto sarà ulteriormente interessata da altre riduzioni di velocità. La direttissima Firenze-Roma dal 12 al 23 agosto 2024 sarà interrotta in una tratta importante, quella tra Chiusi e Orvieto. Anche qui ci saranno aumenti per oltre 80 minuti. L'alta velocità Milano-Venezia, si prevede un'interruzione totale della tratta Verona-Vicenza fino al 20 agosto.
la linea Bologna-Prato, è prevista un'interruzione continuativa di linea fino all'8 settembre, i treni saranno cancellati con sostituzione di bus, i valichi sulle linee Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle saranno cancellati tutti i collegamenti tra Domodossola e Milano, per non parlare della Roma-Reggio Calabria che continua ad avere una previsione di ritardi anche ad agosto. Insomma, siamo davanti ad un vero e proprio disastro di un'Italia disconnessa, di un'Italia che non riesce in questo momento a connettere le sue città principali, non riesce a far funzionare neanche i treni regionali. E in tutto questo ci chiediamo, ed è questo il motivo del mio intervento, dove sia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non lo abbiamo visto in quest'Aula, non lo abbiamo visto in quest'Aula la scorsa settimana, quando quest'Aula si lavorava a convertire il decreto legge a lui tanto caro, chiamato Salva Casa, che noi abbiamo ribattezzato Salva Abusi, non è venuto, non si è degnato di venire in quest'Aula. Oggi però il suo silenzio è ancora peggiore, conosciamo le sue opinioni via social sui risultati alle Olimpiadi, probabilmente agli italiani serve sapere in che modo si interverrà subito da parte del governo. Grazie, senatore. Un'Italia in ginocchio, anche perché, e su questo devo dire ha un grande merito il ministro Salvini e il governo, in questo caso sono riusciti a unire il Paese. Da un lato lo vogliono spaccare con l'autonomia differenziata, piccola parentesi, i numeri straordinari della partecipazione alle firme al referendum è un messaggio importante, straordinario, che il governo non deve sottovalutare e noi continueremo fino alla fine. Quindi è riuscito ad unire il Paese in questo Concluda. Caso. No, Presidente, solo per dire che ha unito il Paese il governo, perché i disagi nei trasporti riguardano tutta Italia. Se dovessimo guardare le regioni top 5 come bollino rosso dei trasporti, abbiamo la Calabria, abbiamo la Toscana, la Campania, il Lazio, il Veneto, in sostanza hanno unito l'Italia sui disagi. Quindi è un'Italia ferma dai ritardi e anche dalle inefficienze. E considerato, Presidente, e concludo, che il Ministro delle Infrastrutture, il Ministero delle Infrastrutture ha compiti di indirizzo, di vigilanza, di programmazione, ma soprattutto di competenza sul traffico ferroviario, noi chiediamo, il gruppo del Partito Democratico chiediamo che il Ministro Salvini venga in aula a dirci se è capace di dare una risposta al Paese sulle inefficienze che stanno registrando gli italiani e i tanti stranieri presenti nel nostro Paese. Grazie, Presidente. Grazie. Allora, anche il senatore Enrico Borghi ha avanzato la stessa istanza e quindi entrambe le istanze saranno poi valutate nella prossima conferenza dei capigruppo che sarà convocata, come sapete, oggi in serata. Sull'ordine dei lavori ha chiesto di parlare la senatrice Di Girolamo. Per un minuto? Sì, Presidente, per associare si associa, benissimo. Come gruppo alla richiesta del senatore Irto. Perfetto, grazie. Senatrice Paita. Ringrazio il Presidente di anche De Cristoforo si associa. La ringrazio, Presidente, di avere chiarito che la richiesta di utilizzare il mese di agosto per avere un'informativa immediata del Ministro Salvini su quello che sta accadendo nel Paese è stata avanzata da Italia Viva per tramite del senatore Borghi all'interno della conferenza dei capigruppo. Oggi alcuni colleghi hanno ripreso l'argomento, io penso che sia urgente e penso, Presidente, che noi non possiamo permetterci di interrompere i lavori per la parte, diciamo, estiva di quest'Aula senza avere dato una risposta seria agli italiani, ai turisti che vengono in questo paese e che si trovano con i trasporti al collasso. E peraltro io sarei anche per dare una risposta rispetto al 15% di spesa che il Ministero delle Infrastrutture ha fatto sul PNRR, che è una vera e propria vergogna, perché noi abbiamo Grazie. Un paese che ha bisogno di opere. Grazie, senatrice. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 giugno 2024 numero 89 recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico per il processo penale e in materia di sport, approvato alla Camera dei Deputati e oggi qui è atto Senato 1206. La relatrice, la senatrice Minasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la sua relazione orale. Prego, senatrice, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, colleghi, Governo. Con questo provvedimento ci occupiamo di tutta una serie di opere, di investimenti strategici per il Paese, fondamentali per il suo progresso, la sua competitività e la sua crescita economica e che da troppo tempo attendono di essere portati a termine. Il decreto è suddiviso in 4 capi recanti disposizioni in materia di infrastruttura di interesse strategico, investimenti di interesse strategico, efficienza del procedimento penale e esporto. L'articolo 1 reca disposizioni in materia di concessionarie autostradali, in particolare prevede che le concessionarie per le quali la scadenza del periodo regolatorio quinquennale intervenga nel corso dell'anno 2024 siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari entro il 31 luglio 2024. Poi si modifica la disciplina dell'individuazione del corrispettivo dovuto da ANAS per l'acquisto dei progetti relativi all'intervento viario tra Alcuina e San Pietro in Palazzi, stabilendo che questo corrispettivo deve essere determinato sulla base di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio delle certificazioni di bilancio. E poi si prevedono disposizioni relative alla A22 Brennero-Modena. L'articolo 2 invece apporta una serie di modifiche al decreto legge 35 del 2023 in materia di realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Anche qui ancora una volta si interviene con previsioni accelerative dell'iter. In primo luogo infatti si elimina il termine del 31 luglio 2024 per l'approvazione del progetto esecutivo, prevedendo che l'approvazione invece possa avvenire anche per fasi costruttive. Infatti riteniamo che la possibilità di approvare il progetto esecutivo del ponte per fasi costruttive progressive, come avviene poi tra l'altro per analoghe opere complesse, sia la decisione più idonea per rispettare i tempi di realizzazione, anche in considerazione del gran lavoro che si sta facendo per l'adeguamento del progetto ai nuovi standard ambientali e di sicurezza. Si interviene poi anche sotto altri aspetti, e cioè si chiariscono le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione, si esplicita che il costo dell'opera deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente, si chiariscono alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi, cioè si prevede che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Poi si specifica ancora che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte della società del gruppo Ferrovie dello Stato italiano. E poi si introducono una serie di norme speciali per le procedure espropriative che da un lato tutelano il diritto all'abitazione ma dall'altro garantiscono la più celere realizzazione dell'opera incentivando l'utilizzo degli atti di cessione volontaria anziché delle espropriazioni forzate. C'è un cambio di paradigma che consente a chi vive nelle aree su cui dovrà sorgere il ponte di non dover subire gli oneri senza un'effettiva e sufficiente compensazione. E per questi espropri cosiddetti bonari, per i quali la legge fissa una maggiorazione del 10%, vengono destinati 40 milioni di euro. L'articolo 3 poi prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari per efficientare la loro attività. E poi viene istituito presso il MIT l'osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali. L'articolo 4 dispone tutta una serie di attività prodromiche all'operatività dell'autorità per la laguna di Venezia. E l'articolo 5 invece prevede una serie di interventi volti a sbloccare opere di interesse strategico e finanziare interventi che per svariati ragioni e motivi, prima di tutto per l'aumento dei prezzi delle materie prime e il caro energia, ma anche per altri problemi sopraggiunti, rischiano di non essere completate. Parliamo di infrastrutture disseminate lungo tutto il territorio nazionale, da nord a sud, che interessano quindi un po' tutta la popolazione e che rendono perciò questo nuovo insieme di norme ancora più importanti, in quanto va a toccare e a rispondere ai bisogni e agli interessi di tutti gli italiani.
L'articolo 6 poi prevede che Cassa Depositi e Prestiti, previa autorizzazione del MIT, possa erogare entro dicembre 2028 le somme residue relative ai mutui concessi per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali o per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa. L'articolo 8 istituisce presso il MASE il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 e la Segreteria Tecnica. Nel capo secondo, invece, in materia di investimenti di interesse strategico, l'articolo 10 reca misure urgenti per il sostegno della presenza delle imprese italiane nel continente africano e per la internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare si prevede la disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici che possono essere utilizzate nel limite di 200 milioni per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che sono presenti stabilmente, esportano o si approvvigionano nel continente africano o che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenere le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Sempre si autorizza Cassa Depositi e Prestiti nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024 a concedere finanziamenti a valere sulla gestione separata al fine di sostenere iniziative e progetti nell'ambito del Piano Mattei. Nel capo terzo si trova poi il solo articolo 11 che reca alcune modifiche agli articoli 6 e 10 e 6 e 11 del Codice di procedura penale in materia di giudizio in Cassazione, finalizzati a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso. Nell'ambito poi del capo quarto, l'articolo 12 proroga dal 1 luglio 2024 al 1 luglio 2025 il termine a decorrere del quale sono eliminate le limitazioni alla libertà contrattuale degli atleti per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023. L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore. Grazie. Sì, grazie senatrice Minasi, anche per la resistenza. Avverto che è stata presentata una questione pregiudiziale. Ha facoltà di parlare la senatrice Sironi, eccola, per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Prego senatrice, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Gentili colleghe e colleghi, governo. Eccoci con l'ennesimo decreto d'urgenza e l'ennesima pregiudiziale di incostituzionalità. Se il governo spera di prenderci per stanchezza si sbaglia. Noi non vogliamo mai e il Movimento 5 Stelle continua giorno dopo giorno a denunciare in quest'Aula, suo tramite Presidente, agli italiani quel che di vergognoso sta accadendo in Parlamento. Perché noi non siamo ricattabili, noi no davvero, perché noi abbiamo le mani libere e le useremo per difendere la legalità e il rispetto delle regole nell'interesse dei cittadini. Un decreto legge dovrebbe essere un modo per legiferare eccezionale e utilizzabile solo in presenza di casi di straordinaria necessità ed urgenza. Invece per questo governo assurge a metodo di lavoro un governo, quello meloniano, che negli atti e nei fatti svilisce il ruolo del Parlamento azzettendolo, di tutto il Parlamento, intendo, maggioranza compresa. L'assioma è o si fa come dice il governo o il governo cade e porta con sé la maggioranza parlamentare. Insomma, prove tecniche di premierato. Ogni forza di maggioranza, peraltro, ha le proprie priorità e la pretesa di soddisfarle tutte contemporaneamente porta ad un risultato disastroso, privo di un disegno organico e porta al susseguirsi della decretazione d'urgenza, ad oggi siamo a 70 decreti, con pedissequa posizione della fiducia, il 95% dei decreti legge è stato approvato con voto di fiducia, ma anche il 45% delle leggi approvate è stato approvato apponendo la fiducia. 60 posizioni di fiducia con una media di circa 3 fiducie al mese.
21 disegni di legge sono stati approvati con la fiducia di entrambe le Camere, battendo ogni record dei governi che lo hanno preceduto e governato anche in tempi di pandemia, quando l'emergenza sanitaria globale era per antonomasia una condizione di emergenza. Un governo e una maggioranza prepotenti e supponenti che paiono animati più da spirito di rivalsa che dal fine di perseguire gli interessi del Paese. Assistiamo ad una frenetica corsa contro il tempo per smontare l'impalcatura normativa di chi li ha preceduti, con una produzione normativa abnorme che privilegia la quantità alla qualità, senza valutazioni oggettive ponderate anche dal dialogo parlamentare, che ormai sistematicamente viene aggirato dai decreti legge e dalle posizioni di fiducia. Gli stessi Presidente, Fontana e Centinaio hanno di recente ammesso pubblicamente che occorre ridimensionare il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il ritmo attuale è tra l'altro insostenibile anche per gli uffici tecnici, legislative e di commissione, costretti a lavorare senza i tempi tecnici per farlo con calma e oculatezza che la fase legislativa meriterebbe. E questo governo ricorre al decreto legge anche quando, come nel caso di questo decreto, la straordinaria necessità ed urgenza non siano ravvisabili e non siano motivabili. Infatti, se andiamo a ricercare in questo decreto le motivazioni a sostegno dell'adozione di questo iter legislativo, che dovrebbe essere l'eccezione, troviamo il vuoto cosmico. E le motivazioni di norma non si forniscono in due casi, quando non esistono o quando è preferibile non svelarle. Nell'uno e nell'altro caso si tratta di un vulnus preoccupante, oltre che incostituzionale. Nel preambolo del decreto non vi è infatti traccia di approfondimento e di argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinaria necessità di urgenza, come viceversa è prescritto dall'articolo 77 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 76, che ammette la possibilità di delega della funzione legislativa al Governo solo con le dovute cautele, in ossequio al principio della divisione dei poteri che attribuisce la funzione legislativa al Parlamento. Fondamentalmente le motivazioni del preambolo sono tautologiche, cioè alla domanda perché il governo ha deciso di intervenire con decretazione di urgenza, la risposta è perché sono urgenti. Il governo risponde al Parlamento come se rispondesse ad un bambino troppo curioso. Domanda perché, risposta perché sì. Ma onorevoli colleghi, qui siamo in Parlamento, qui l'interlocutore sono i rappresentanti del popolo e indirettamente il popolo stesso. Può un governo serio e responsabile argomentare con un perché sì? Il decreto legge è uno strumento eccezionale, la mancanza del presupposto dell'urgenza configura da un lato un vizio di legittimità costituzionale del decreto e dall'altro un vizio in procedendo della legge di conversione. I limiti che la Costituzione pone al ricorso alla decretazione d'urgenza trovano fondamento nel rispetto del principio della divisione dei poteri, quello legislativo al Parlamento, al Governo quello esecutivo. Ma questi limiti valgono anche come deterrente per evitare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto, sentenza della Corte Costituzionale 146 del 2024. A nulla paiono però valere i richiami della Corte Costituzionale. Con questo governo assistiamo ad un disorganico delirio normativo a suon di decreti omnibus come questo in fase di conversione, che reca interventi che presentano un elevato tasso di eterogeneità riguardando materie molto diverse tra loro. Appare dunque evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza di dubbia legittimità che ha la pretesa di coniugare in un unico contesto normativo profili di necessità ed urgenza riferito a materie che non presentano attinenza e coerenza interna e dunque carenti altresì del requisito di omogeneità materiale e teleologica richiesto dall'articolo 77 della Costituzione. Insomma, un decreto pastocchio in cui l'unico fil rouge tra le diverse materie è quello di non avere il carattere dell'urgenza, un decreto da stralciare per riprendere invece il percorso legislativo ordinario. All'articolo 8, per esempio, in tema di Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2, l'articolo stabilisce che parte delle risorse dei proventi, delle aste, delle quote di CO2 di quell'articolo 23,7 del decreto legislativo 9 giugno del 2020, per la quota che verrà assegnata al Ministero dell'Ambiente, saranno destinate per la copertura dei costi per i compensi dei membri del Comitato e della Segreteria. Purtroppo il comma 3 dell'articolo 23 stabilisce che i proventi delle aste delle quote di CO2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su appositi capitoli per spese di investimento con vincolo di destinazione derivante dagli obblighi europei ai sensi gli effetti della direttiva 2003/87, ovvero
transizione ecologica. Quindi invece qua si destinano queste risorse a spese correnti per gli stipendi dei membri del comitato piuttosto che a spese di investimento utili. E parliamo dell'articolo 2, quindi il ponte sullo stretto. Qual è la straordinaria urgenza per il Paese di investire decine di miliardi nel progetto del ponte caratterizzato da un iter normativo solo in ragione della sua durata di oltre 50 anni? Esclude a priori l'ipotesi che ci troviamo di fronte a un intervento infrastrutturale caratterizzato dal connotato dell'urgenza e aggiungerei da quello della costituzionalità. Tra l'altro l'urgenza di portare avanti il progetto, il governo ha riavviato l'iter approvativo interrotto da oltre 10 anni per pervenire, mediante procedimento accelerato e semplificato, all'approvazione del progetto definitivo e stabilendo la sostituzione del progetto esecutivo con un meccanismo di approvazione per stralci funzionali che consente la realizzazione dell'opera per fasi costruttive e progressive, eliminando la scadenza del 31 luglio originariamente prevista per l'approvazione del progetto definitivo e rinviando la verifica delle criticità alla fase esecutiva. Ma come possiamo approvare un progetto senza il progetto definitivo? Lo stesso progettista chiede verifiche preventive per avere la certezza della tenuta dell'opera. La via non è stata conclusa, l'Unione Europea non ha ancora autorizzato il cofinanziamento per la parte ferroviaria in quanto non ha certezze sulla tenuta dell'opera e non è considerato l'impatto ambientale dell'opera, in particolare sulla fauna e sul sistema aviario. Ma via di più, quest'opera, oltre a non essere necessaria e urgente, è altresì dannosa. È noto che nello stretto sia presente una delle più alte concentrazioni di biodiversità al mondo e sussistono gravissime criticità ambientali per l'impatto che l'opera produrrebbe sul delicato insieme dei ecosistemi presenti nell'area, con una palese violazione dell'articolo 9 della Costituzione che tutela ambiente, biodiversità e ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni e vieppiù se letto nel combinato disposto con l'articolo 41 che sancisce che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto all'utilità sociale in modo da arrecare danno alla salute e all'ambiente. E poi mi chiedo se si pretende davvero di essere credibili parlando di urgenza e priorità attuale a proposito della costruzione di questo ponte, quando sappiamo che ormai da diverse settimane in Sicilia come in Calabria e in gran parte del sud Italia non c'è acqua per irrigare i campi coltivati, non c'è acqua per dissetare bestiame, non arriva acqua ai rubinetti delle case. Una parte d'Italia soffre la sete nel 2024 e il governo cosa risponde? Concluda. È urgente costruire un ponte. Ma se mancano i collegamenti interni, se i treni vanno ancora col comignolo, il governo cosa risponde? Facciamo subito un bel ponte e lo decretiamo con urgenza. Urgenza, spiegateci perché. Perché sì. Non mi pare che questa sia l'infrastruttura di cui... Bene, grazie senatrice Sironi. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per gruppo. Dipende. Due righe. Grazie Presidente. Le risorse delle nostre casse pubbliche sono limitate, lo sappiamo, e devono essere gestite con oculatezza dal buon amministratore pubblico. Per garantire un servizio idrico efficiente occorre pianificare e programmare gli interventi utili con anticipo. Occorre investire denaro ora, cominciare ora per vedere i risultati tra qualche anno. Investire in questo e non buttare in altre risorse. Abbiamo un Nord Italia sommerso dall'alluvione e inondazione, un Sud arso dalla siccità senza acqua. Le infrastrutture idriche e la prevenzione del dissesto idrogeologico sono la priorità. Non certo un ponte di cui nessuno percepisce la necessità e urgenza, neppure il governo che non è stato in grado di motivarla. Grazie Presidente. Due righe scritte piccolissime con un font a 5 probabilmente. Grazie. Allora, iscritti a parlare sulla questione pregiudiziale il senatore Magni. Prego. Grazie Presidente. Unitamente alle altre forze dell'opposizione abbiamo deciso di presentare questa pregiudiziale sul provvedimento per una serie di ragioni. Prima di tutto siamo di fronte all'ennesimo decreto che viola sostanzialmente quanto stabilisce la Costituzione, che viola continuamente anche il richiamo del Presidente della Repubblica, che
viola sostanzialmente, diciamo, anche i suggerimenti dati dalla Corte Costituzionale. In sostanza, ormai la decretazione d'urgenza avviene su tutto. E io vorrei sottolineare, oltre a questo fatto della messa in discussione del ruolo parlamentare, cosa che denunciamo tutte le volte che c'è una fiducia, che c'è un decreto, purtroppo ogni giorno c'è un decreto se non due, e siamo di fronte a un provvedimento che in sostanza affronta 12, si chiama per infrastrutture e scelte strategiche e modifica allo sport. Vorrei richiamare tutti di che cosa parla: concessioni autostradali, infrastrutture strategiche, riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, personale dell'autorità di Laguna di Venezia, finanziamento alle fondazioni lirico da Sinfonica Petruzzelli, misure in materia di trasporto pubblico locale, bonifica del sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani, cattura e stoccaggio geologico dell'anidride carbonica, polo universitario di ingegneria presso il Parco Scientifico Tecnologico di Genova Arzelli, misure a favore delle imprese italiane all'estero, modifiche al codice di procedura penale, misure in materia di sport. Ma secondo voi oggettivamente ha un senso questo modo di fare? Anche perché i temi che qui vengono sottolineati sono alcuni di grande significato politico-strategico. Penso alle cose che veniva illustrata precedentemente nella mozione. Si fa una decretazione d'urgenza sul ponte di Messina, secondo voi l'opera maggiore che dovrebbe fare faraonica, inutile, che noi come dichiariamo, ma siamo di fronte al fatto che non c'è progetto esecutivo, non ci sono le condizioni per decidere del terreno, per esempio, della salvaguardia dell'ambiente e della fauna e tutte queste cose, e noi facciamo la decretazione d'urgenza? Oppure facciamo la decretazione d'urgenza per interesse strategico di aziende che sono in Africa, che lavorano e operano nel continente africano? Forse non sarebbe bene fare una discussione, visto che parliamo di Made in Italy e di aiuto a casa loro, no? Ora, forse invece discutiamo di quali sono queste aziende strategiche, di che cosa, cioè cosa fanno, quale indirizzo hanno. Io credo che sia necessario discutere di questo. C'è un tema sulla questione del trasporto pubblico, cosa importantissima. Vogliamo discutere di merito su questi temi o facciamo decretazioni in un omnibus complessivo in cui non si capisce esattamente che cosa si vuole, purché che bisogna aggiustare qua e là delle cose? Francamente è improponibile sia dal punto di vista del principio costituzionale, come ho richiamato prima, viola la Costituzione italiana, viola le indicazioni che vengono dalla Corte Costituzionale, viola le indicazioni che vengono dal Capo dello Stato, ma anche nel merito, ma soprattutto nel merito. Questo è il dato. E si continua a fare una decretazione d'urgenza in un totale onibus. Ah, ci sono modifiche misure penali. Cioè, ovviamente in un sistema in cui abbiamo discusso anche l'altro giorno di questioni penali. Ora, per queste tutte queste ragioni, ovviamente noi pensiamo che non dovrebbe andare in discussione questo decreto, ed è per questo che sosteniamo la pregiudiziale proposta. Non solo la sosteniamo, ma l'abbiamo anche firmata. Grazie. Grazie, senatore Magni. Ha chiesto di parlare il senatore Giorgi. Prego, ha la parola. Grazie Presidente. Ma io penso che per valutare la fondatezza di questa pregiudiziale, quindi per esprimere un giudizio preliminare sul decreto legge che stiamo per convertire, possa essere utile richiamare una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata circa 10 giorni fa, con la quale la Corte, come probabilmente i colleghi ben sanno, ha dichiarato incostituzionale parte del decreto legge numero 51 del 2023 e in particolare ha dichiarato incostituzionale quella
previsione che prevedeva la cessazione della carica di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legge avessero compiuto il 70° anno di età, e ha dichiarato incostituzionale questa disposizione per violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Che cosa dice la Corte? Nella ampia motivazione che mi permetto di richiamare in maniera soltanto ovviamente per parti, per punti, dice innanzitutto che, come sappiamo anche noi, l'adozione del decreto legge è prevista come ipotesi eccezionale ed è subordinata al rispetto di condizioni precise, coerenti con la natura parlamentare della forma di governo e coerenti con la natura e la funzione che la nostra Costituzione attribuisce al Parlamento, quale unico organo direttamente espressivo della sovranità popolare. Ora, questi limiti scolpiti nell'articolo 77 della Costituzione consistono nella necessità, quale condizione di validità del decreto legge, che sussistano situazioni, casi, dice l'articolo 77, straordinari di necessità e di urgenza. E cioè condizione di validità del decreto legge che sussista un caso straordinario, un caso non prevedibile di necessità e di urgenza, che impone al governo di intervenire e di intervenire con uno strumento straordinario ed eccezionale qual è il decreto legge, perché il normale iter legislativo non sarebbe in grado di corrispondere immediatamente a questa situazione appunto straordinaria. Poi cosa dice la Corte? Ed è uno dei passaggi secondo me più interessanti che questo governo pare da tempo trascurare in maniera, diciamo, pressoché totale. Dice la Corte: nel sindacato devoluto a questa Corte, nel sindacato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza, un ruolo cruciale compete al requisito dell'omogeneità, che si atteggia come uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza o, in sua assenza, il difetto delle condizioni di validità del provvedimento governativo. Cosa dice in sostanza la Corte? Se il decreto legge è eterogeneo, se le diverse disposizioni che in esso sono contenute non sono riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, non sono espressione di un disegno finalistico coerente, armonioso, unitario, allora quel decreto legge lì è molto probabile, anzi dice la Corte, quello è un indice pressoché sicuro, di mancanza dei presupposti di validità, di mancanza cioè di quelle condizioni che lo rendono conforme alla Costituzione. E poi la Corte cosa chiarisce? Chiarisce che l'eventuale mancanza dei presupposti di validità del decreto legge, quindi un decreto legge privo di qualsiasi motivazione in ordine alla straordinarietà della situazione e della necessità e dell'urgenza, o un decreto legge palesemente eterogeneo, è un decreto legge invalido la cui invalidità non viene sanata dalla legge di conversione. La legge di conversione che converte un decreto legge privo dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza o un decreto legge palesemente eterogeneo è una legge a sua volta invalida, e difatti la Corte ha dichiarato incostituzionale la legge di conversione del decreto legge, specificando espressamente che non esiste, cito la Corte, alcuna preclusione affinché la Corte stessa appunto proceda all'esame del decreto legge e o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionali relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e precisamente di tipo prettamente politico, sia con riguardo al contenuto di decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. Ora, alla luce di questa recentissima giurisprudenza, che è una giurisprudenza di accoglimento, non è un monito, non è un obiter, non è una sentenza interpretativa,
è una sentenza di accoglimento motivata in maniera chiarissima. Il decreto legge che stiamo per convertire è un decreto legge che appare rispettare questi requisiti. Ora io, guardate, mi rifaccio alla relazione che abbiamo tutti ascoltato qualche minuto fa dalla senatrice Minasi. Nella relazione la senatrice Minasi ha ben spiegato che il decreto legge contiene disposizioni che disciplinano una pluralità di materie del tutto eterogenee, perché il decreto legge contiene disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali, contiene disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui l'articolo 1 della legge 1158 del 71, cioè la società Stretto di Messina, ma contiene anche disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'autorità per la laguna di Venezia, poi contiene disposizioni per quanto riguarda la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari, una specifica disposizione per il Teatro di Piacenza, una disposizione specifica per il completamento di interventi strutturali, una disposizione specifica per la proroga della messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova statale Sassari-Olbia, poi disposizioni per la proroga di termini per l'adozione di decreti di esproprio per il completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e autostrade Cisterna-Valmontone, ma contiene anche disposizioni per il commissariamento della piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri. Poi contiene una disposizione che specificamente disciplina che cosa? L'aspettativa dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E poi, naturalmente, una disposizione sul polo di alta formazione coreutica della Fondazione Accademica d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro della Scala di Milano. Norme sul Ponte Nord di Parma. Autorizzazione di spesa per la realizzazione dell'intervento della Regione Liguria-Begato, programma innovativo per la qualità dell'abitare. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale. Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile. Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppiani. Naturalmente c'è anche una disciplina del Comitato per lo sviluppo della cattura dello stoccaggio geologico di CO2. Un rifinanziamento per interventi strutturali della Regione Liguria e per il completamento della scuola politecnica Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco Scientifico Tecnologico di Genova Erzelli. E poi misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internalizzazione delle imprese italiane. E naturalmente non potevano mancare modifiche al codice di procedura penale, perché non c'è decreto nel quale non si intervenga anche sulla materia penale, sia quella sostanziale sia quella procedurale. E poi infine una disposizione per la decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti. Ora, onorevoli colleghi, qual è il problema che continuate a sottovalutare, che il governo drammaticamente fa finta di non considerare? Che tutte queste disposizioni, oltre a non essere motivate neanche una per una in ordine ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza, perché nel preambolo non c'è una sola parola sul perché ogni singola disposizione dovrebbe essere contenuta in un decreto legge, ma poi non c'è neanche nessuno sforzo argomentativo sull'omogeneità, e neanche il relatore di maggioranza ha speso una parola per provare a simulare una qualche omogeneità e coerenza. Concluda. Bene, questo decreto legge, o meglio la legge che state per approvare, è una legge palesemente in contrasto con i precetti costituzionali, che se la Corte dovesse dichiarare incostituzionale, come ha fatto nella sentenza che ora ha richiamato, determinerà quell'incertezza e quell'instabilità del nostro ordinamento giuridico che rappresenta un danno per tutti, perché legiferare per decreto legge non significa e costituzionali, significa produrre incertezza, significa cattiva legislazione, significa non corrispondere all'interesse generale del Paese. E di questo dovete assumervi la responsabilità. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale. La votazione è aperta. Hanno votato tutti?
Era una domanda retorica. Parrini. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Prego, senatrice, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo. Il decreto legge sul quale abbiamo appena votato la questione pregiudiziale si presenta come l'ennesimo omnibus, una abnormità giuridica nella quale, con la motivazione della decretazione d'urgenza, alla fine il Governo inserisce provvedimenti di varia natura e destinazione con la pretesa motivazione che ci sia un'urgenza che rende necessario ricorrere a questo tipo di strumento. Ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo invitato più volte la maggioranza a rivedere questo modo di legiferare e assumersi anche le responsabilità di questa legiferazione caotica, talmente fuori contesto e disordinata, da avere anche impedito alla stessa maggioranza di rispettare dei termini che si era data. Penso per esempio al decreto legge che è stato posto in votazione la settimana scorsa proprio per la proroga del termine dell'adozione dei testi unici per il riordino del diritto tributario, termine non rispettato proprio perché troppi decreti legge hanno impedito all'Aula di fare e agli uffici di fare il lavoro ordinario, che poi sarebbe il lavoro fondamentale di un Parlamento, invece di un lavoro straordinario che dovrebbe essere episodico. E anche in questo caso di episodico, o meglio, di veramente urgenze, c'è ben poco in questo decreto legge e si presenta per l'appunto come un decreto eterogeneo, a dispetto delle parole dello stesso Presidente della Repubblica che più volte ha invitato il Governo ad astenersi dal portare avanti questa prassi e soprattutto ad attenersi a un criterio di organicità, di sistematicità nella legiferazione, cioè a fare provvedimenti che abbiano un testo che riguarda un'unica materia e non infarcirlo, come nel caso di specie, di disposizioni che riguardano le autostrade, infrastrutture, investimenti strategici per il Piano Mattei, gli enti musicali, addirittura la proroga del termine per lo svincolo dei contratti sportivi, la modifica dei termini nel processo in Cassazione, nel processo penale davanti alla Corte Suprema di Cassazione. Insomma, non c'è un filo conduttore, evidentemente è una miscellanea di disposizioni varie che vengono tutte presentate con questo testo, tra l'altro alla scadenza dei lavori prima della sospensione estiva, come se fosse la deadline, l'ultimo momento utile per buttare dentro la palla e tutto quello che ci sembra utile metterci. Ma questo modo di legiferare non vi fa onore e non rispetta soprattutto il Parlamento. Come non rispetta il Parlamento questa continua e pervicace ostilità da parte del Governo verso le norme della libera concorrenza. C'è proprio una refrattarietà nei vostri ragionamenti con riferimento a quello che è il mercato, il libero mercato, l'apertura ai principi della concorrenza, che non è che sono principi che diciamo noi, sono principi comunitari che la Unione Europea continua a ribadire con fermezza, sanzionando e richiamando l'Italia proprio perché la nostra legiferazione continua a violare questo principio, continua a fare proroghe, come nel caso delle concessioni autostradali. Prorogare i termini per i concessionari in scadenza di un ulteriore trimestre o semestre in attesa poi di fare delle gare. Ma cosa vuol dire? Il regolamento dei conti relativo ai concessionari è rimandato a dicembre perché c'è qualcosa che va prima chiarito, qualche interesse che deve essere prima messo al riparo dall'eventuale gara che potrebbe esporre alla partecipazione di un concorrente non gradito. Non si capisce il motivo per il quale c'è questa ferma ostinazione di diniego all'espletamento delle gare pubbliche, non diversamente da ciò che attiene per le concessioni balneari, per le concessioni portuali, un tema nel quale l'Italia continua a essere assolutamente inadempiente ai principi comunitari. E poi c'è un'altra figura che ormai è diventata un mostrum nella vostra legiferazione, che è quella del commissario straordinario,
commissario straordinario ormai è l'uomo della provvidenza, è quella figura quasi direi mitologica che questo governo invoca, applica, dispone ogni volta in cui è necessario, secondo le previsioni del governo, accelerare i tempi per la realizzazione di un'opera, fare una sorta di resoconto di ciò che è stato fatto, comunque pacificare gli animi e trasmettere un messaggio di, come dire, di sicurezza, di tranquillità, non vi preoccupate, sta arrivando il commissario straordinario. E allora accade anche l'incredibile che nello stesso testo, da un lato, inserite una disposizione con la quale prevedete un riordino, una riorganizzazione, addirittura una riduzione dei commissari straordinari già nominati, e dall'altro ne nominate altri, come per il caso della piattaforma logistica di Tremestieri e la realizzazione dell'opera portuale di Tremestieri a Messina, nella città di Messina. Quindi nell'articolo precedente li riducete, dite che bisogna riorganizzarli e ridurli, nell'articolo successivo ne nominate uno nuovo. Insomma, francamente, siete stupefacenti in questa vostra tecnica legislativa. E per quanto riguarda anche questa nomina del commissario straordinario per il porto di Tremestieri, qui mi corre l'obbligo di esprimere, da un lato, sicuramente un apprezzamento al governo per essersi interessato a quest'opera. Opera che nasce con i fondi straordinari dell'emergenza traffico per la città di Messina, la città di frontiera che subisce l'attraversamento dello stretto, del traffico pesante che la intasa, la blocca, e quindi ha bisogno sicuramente di un porto, ancor prima della realizzazione del ponte sullo stretto, di un porto per il traffico pesante, opera che per varie vicissitudini si era arenata e che poi, anche a causa della crisi delle materie prime, della crisi congiunturale economica, con la dotazione economica già esistente non sarebbe stato possibile realizzare. Ben venga quindi il finanziamento che è stato trovato e ben venga anche a questo punto una regia svincolata da quelli che sono gli enti territoriali e le autorità del posto, e quindi anche l'autorità di sistema portuale, che purtroppo nel quinquennio di gestione dell'ultimo presidente, attualmente commissariata anch'essa, ma dell'ultimo presidente, non si è distinta certo né per attivismo né per capacità di spesa, anche con riferimento al porto di Tremestieri. Però vede, Presidente, dire sempre che si vuole ricorrere alla nomina di un commissario e poi però, anche quando la finalità può essere condivisa, sganciare la nomina di questo commissario da una verifica delle modalità, dei presupposti, delle caratteristiche con le quali il commissario deve essere nominato, finisce per svilire anche la finalità. Avevamo presentato un emendamento in commissione col quale avevamo chiesto semplicemente il rispetto dei criteri legali, cioè che il commissario venisse scelto fra una persona di comprovata esperienza e competenza nel settore dei servizi portuali, nell'ambito di un elenco di 10 tecnici individuati e approvati dalle commissioni parlamentari competenti, e poi nominato con un decreto a firma congiunta dal Presidente della Camera e dal Senato, per restituire al Senato sostanzialmente, per restituire al Parlamento sostanzialmente quello che è il ruolo principale. Vogliamo nominare un commissario? Ma non facciamo come abbiamo fatto per il commissario del PNRR contro gli insediamenti abitativi del caporalato, che nominiamo l'ennesimo prefetto che poi si trova a gestire un'opera per la quale non ha competenze tecniche e non ha uffici tecnici che lo possano sopportare. Nominiamo persone competenti, ci può anche stare, ma ridiamo centralità e controllo al Parlamento, cosa che ancora una volta in questo testo non si vede, esautorando nuovamente il Parlamento sulla scelta, che a questo punto è un appannaggio esclusivo del governo, che come la deciderà e su chi ricadrà la sua preferenza, certamente non potrà darci nessuna spiegazione in termini di trasparenza e di capacità di scelta, ma probabilmente si ispirerà ad altri criteri. Grazie. Grazie senatrice Musolino. Ha chiesto di parlare il senatore Magni. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è l'ennesimo decreto legge che si chiama, diciamo, infrastrutture e interventi strategici per la nostra economia. Ora, di tutto e di più, perché ho già citato prima quanti sono gli argomenti. Questo lo ritengo, già detto prima, inaccettabile. Però al di fuori di quello che prevedono
cioè, che dico io, cioè, bisogna affrontare questo tema dal punto di vista davvero da una parte costituzionale e dall'altra di merito. A proposito di questo decreto sulla sua eterogeneità, vorrei segnalare che un emendamento approvato alla Camera prevede che la possibilità per il personale dipendente a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di fruire dell'aspettativa e avviare un periodo dell'aspettativa e avviare o proseguire nell'attività professionale o imprenditoriale. A me risulta che il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione fosse esclusivo e che quindi non ci fosse la possibilità di utilizzare l'aspettativa dicendo di voler iniziare un'attività imprenditoriale. Cosa prevede ulteriormente? Addirittura si introduce il meccanismo che in questo caso c'è il silenzio assenso, cioè per cui la domanda viene fatta e dopo 30 giorni, se non c'è risposta, viene considerata accolta. E poi rimangono ovviamente i posti vacanti rispetto ai quali la copertura avverrà attraverso contratti a termine, a tempo determinato o apprendistato, in sé assurdo da questo punto di vista. Poi centrate la vostra attenzione sul ponte di Messina. Ma vi rendete conto che la Sicilia sta morendo di sete? Non ci sono infrastrutture per l'acqua e voi continuate a spendere soldi e a buttare soldi alla finestra per un'opera che probabilmente non prenderà e non vedrà sicuramente la luce, e rispetto al quale continuate a presentare progetti vecchi, tant'è che l'ANAC vi ha detto che per fare il ponte bisogna avere una parte A e una parte B, è necessario avere un progetto completo, perché altrimenti è facile che il ponte non stia su, perché se non c'è l'A e B, quindi si va in una certa direzione. Ma vi pare che continuare a spendere soldi in questo modo, senza pensare che a pochi centimetri e a pochi metri ci sono persone e comuni che prendono l'acqua ogni 20 giorni, e voi spendete 13 miliardi per il ponte sullo stretto e lo dichiarate anche un fatto di, diciamo, estrema urgenza. Forse l'urgenza è più sulla questione dell'acqua. C'è stata una lunga discussione un anno fa, quando si è insediato il governo, che ci ha detto che il paese non si poteva permettere di spendere 7 miliardi per il reddito di cittadinanza, perché era necessario fare altro. Allora vi domando, secondo voi il Mezzogiorno d'Italia ha più bisogno del ponte o di avere un reddito per affrontare i problemi, diciamo, della povertà e quindi intervenire sull'inclusione? A me pare oggi questa dovrebbe essere la risposta. Dopodiché bisogna dire che tempo fa avete nominato un commissario per l'acqua. Quali sono i risultati? Questo commissario ha ottenuto nel periodo in cui è stato commissario, quali sono? Perché visto che qui si interviene anche su questo tema, perché a giudicare di quello che si vede intorno non mi pare che abbia avuto grandi risultati, anzi la situazione di fronte ai cambiamenti climatici è sempre peggiore. Poi i commissari straordinari sono appunto straordinari, e nel momento in cui si crea una struttura come l'osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, coi compiti di coordinamento della loro attività, monitoraggio sulla realizzazione delle opere commissariate, forse non vi rendete conto, se vi rendete conto bisogna decidere cosa fare. E non è più un commissario, ma diventa una struttura in modo strutturale. Quindi il commissario è un elemento di struttura, un fatto strutturale, e quindi può, come tutti noi sappiamo, i commissari hanno dei poteri straordinari e quindi continuare ad andare in questa direzione, ledendo e mettendo in discussione anche il compito delle strutture e delle autonomie locali. Voi poi dite, accidente, quanto costa la transizione ecologica, visto, considerato che discutiamo molto spesso di questo, ma vi siete domandati quanto costa riparare i danni dei cambiamenti climatici? O voi non fate un piano di adattamento su questo
non c'è assolutamente niente su questo. E si dice interveniamo sul piano Mattei, ma a me risulta che molto spesso al momento attuale il piano Mattei interviene sostanzialmente sul terreno dell'approvvigionamento e dello sfruttamento di risorse naturali, ma sostanzialmente gas e diciamo fonti fossili, ma soprattutto, e quindi questo è quello che è in sostanza, forse c'è un errore, al di là del clamoroso diciamo puntare sul gas e come state facendo, penso che l'Italia non ha gas, non ha petrolio, non ha carbone, però ha due cose importanti, il sole e il vento, ma su questo non c'è nessun intervento, non c'è nessun intervento strutturale, nessun intervento da un punto di vista, diciamo, eppure questo ci porterebbe e metterebbe il paese in una condizione di avere un futuro di indipendenza energetica che è fondamentale anche per l'indipendenza di pace, perché lo sappiamo tutti come sono le situazioni nel mondo intorno a noi. Quindi la transizione ecologica è un elemento da scegliere senza se e senza ma, perché è un elemento non solo che riduce l'inquinamento, non solo che migliora le condizioni climatiche, ma che nello stesso tempo dà un'autonomia dal punto di vista del nostro paese rispetto ad altri e quindi una situazione di pace. Ecco, voi dimenticate tutto questo in questo decreto. Per questa ragione ovviamente noi saremo e daremo un voto contrario. Grazie. Grazie senatore Magni, ha chiesto di parlare la senatrice e presidente Barbara Floridia. Grazie presidente. Ho l'occasione di parlare oggi in discussione generale e mi sono anche posta delle domande per capire questo governo, questi continui decreti, verso dove vogliono andare, e cercavo di darmi una risposta concreta, sostanziale, anche argomentata. E io l'ho trovata come sempre nella letteratura. Ebbene sì, secondo me questo governo ha la velleità di voler andare verso quello che si chiama il teatro dell'assurdo. Sapete le opere tra gli anni 40 e gli anni 60, nelle quali l'obiettivo maggiore era quello di disorientare lo spettatore con dialoghi illogici, con scelte in questo dialogo di illogica relazione. Ecco, io trovo che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ci sia una sorta di volontà di disorientare i cittadini, perché questi decreti continui e soprattutto questi decreti che sembrano in contrasto con la realtà mi sanno tanto di teatro dell'assurdo. Mi spiego meglio. Parliamo di tre atti: la realtà, primo atto, l'irrealtà, il secondo atto, e il terzo atto, per concludere, l'incubo. Ebbene sì, la realtà, signori miei, io vengo dalla Sicilia, è che noi siamo praticamente al collasso dei trasporti. Io per delle settimane ho avuto difficoltà a raggiungere Roma perché la tratta Villa San Giovanni-Roma era proprio interrotta. Nel mio territorio facciamo fatica, ebbene sì, a utilizzare l'acqua, perché per diverse ore durante il giorno l'acqua non c'è. Non c'è, sapete dove? A Messina, dove si vuole praticamente iniziare un cantiere che sarà lungo 18 chilometri. E allora che cosa fa in questa realtà terribile, al collasso per i trasporti, al collasso per le infrastrutture idriche, al collasso per gli aeroporti, che cosa fa un ministro dei trasporti? Si preoccupa del ponte, o meglio, si preoccupa di risolvere la questione di come non fare brutta figura con i cittadini ai quali aveva detto cominciamo i cantieri oggi e domani e prima dell'estate e alla fine dell'estate. Siccome non può tenere testa alle sue promesse fatte fondamentalmente a se stesso, perché non gli crede più nessuno, che cosa fa in questo decreto delle infrastrutture? Atto secondo, l'irreale, cioè addirittura seziona il progetto per poterlo approvare a pezzi. Signori,
Guardate che se il primo atto è quello della realtà che vediamo tutti, che vediamo noi cittadini, di una Italia al collasso, l'atto secondo è quello di un governo che invece racconta un paese perfetto, un paese che può sognare un ponte, che però non sa fare, allora si inventa di farlo a pezzi, una presidente del Consiglio che praticamente continua a fare la leader di opposizione e si racconta e dice quanto è brava e bella, meno male che se lo dice da sola, elogiando il famoso PNRR che neanche ha votato e che non avrebbe voluto. Ecco, se noi fossimo intellettualmente disonesti come lo sono stati quelli che adesso in maggioranza all'epoca che noi, quando noi governavamo, erano all'opposizione, chiederemmo le dimissioni di Salvini immediatamente. Solo che intellettualmente siamo onesti e sappiamo che chiaramente tutta la devastazione non può venire a capo soltanto di un ministro, ma il ministro avrebbe la responsabilità di occuparsi dei problemi dei trasporti e non di spostare l'attenzione. Oggi ero in treno e cercavo di sbirciare nelle sue pagine Facebook, sì, perché attraverso i social, diciamocelo tutti, parliamo con i nostri cittadini. Oddio, una parola sulla siccità, sul problema trasporti, inaugura cantieri dei quali non ha messo i soldi lui. Parla e commenta dei campioni delle Olimpiadi, ma il ministro dei trasporti, in realtà, che risolve i problemi, non lo fa. Atto secondo. Atto terzo. L'incubo. Perché questo atto terzo nel teatro dell'assurdo? Perché la situazione è drammatica, lui se ne infischia, potremmo anche tutto sommato resistere. No, peggiora la situazione. Come la peggiora? Con questo decreto, perché vado a elencare. Prevedete tutti voi l'approvazione del progetto esecutivo, come dicevo prima, per fasi, per pezzettini. Non sappiamo se il ponte lo facciamo, non sappiamo se ci sono le risorse per tutto, non sappiamo se il progetto definitivo sarà cantierabile, ma intanto vi mettiamo un pilone qua, una rampa là, così facciamo vedere che muoviamo i cantieri. Solo per farsi la famosa foto con la ruspa. Non prevedete, gravissimo a mio avviso, a nostro avviso, un termine. Siccome il termine che avevate previsto non lo potete soddisfare, lo avete tolto. E così, ma sì, che Messina sia un cantiere infinito, e anche Villa, e anche mezza Sicilia, cosa vi importa? Purché si possa dire che avete cominciato per finta i lavori del ponte. E attenzione, oltre il danno la beffa, la certificazione delle spese, udite udite, non la fa un ente terzo, assolutamente no. Chi la fa? Un consulente nominato da Salvini. Ma vi sembra trasparenza? Vi sembra corretto procedere in questo modo con i soldi dei contribuenti? A proposito di soldi, ma sì, siccome nell'immaginario di questo governo tutto ha un prezzo, ma pochissime cose hanno un valore, aumentiamo i soldi per comprare quei terreni e permettere alle persone di andare via più facilmente. Tanto i soldi sono di tutti i cittadini, purché voi possiate cominciare i cantieri, ma sì, buttiamo i soldi così. Attenzione, sì, attenzione signori, perché il paese non è in vendita, non tutto ha un prezzo, non tutto è in vendita. E a proposito di prezzi, di costi e quant'altro, ricordiamoci che nelle pagine e pagine di questo progetto, che ancora deve essere completato, che ha delle parti manchevoli e quant'altro, non c'è uno, dico un, elaborato di stima dei costi. Ma come si fa? Adesso voi avete vinto le elezioni, volete fare il ponte, avete il diritto, ma non avete il diritto di prendere in giro i cittadini. Voi potete fare un ponte, ma quando sarete in grado di farlo e sceglierete di farlo con un progetto completo e con le risorse in tasca, perché il diritto di governare non significa, non comprende il diritto di prendere in giro i cittadini. E ancora, la società Stretto di Messina è in perdita di 80 milioni nell'ultimo bilancio del 2023. Com'è che nonostante questo continua a assumere dipendenti e consulenti? Com'è possibile? Io penso che i cittadini
abbiano il diritto di sapere come spendete i soldi dei cittadini stessi. E, mi sembra che, vedete, questo decreto sia un decretino. E a volte, sapete, l'italiano è come se anticipasse nella terminologia la sostanza dei decreti. Fate così tanti decretini che secondo me nella loro sostanza sono poverini. Se non fosse che sono anche pericolosi, potremmo anche ridere, come ho riso quando un sottosegretario della Lega è venuto a Messina nella zona falcata con l'elicottero. Signori miei, anche io sono stata sottosegretaria, ora non perché sono del Movimento 5 Stelle, ma mi sono mossa in taxi. Non è che per arrivare nella zona falcata serviva l'elicottero. Però, ecco, questo per raccontare un po' anche la sostanza. Evidentemente il ponte lo fanno per questi sottosegretari, che sennò devono prendere gli elicotteri per arrivare a Messina. Forse è meglio un ponte. Detto questo, il teatro dell'assurdo. Reale, atto primo. Irreale, atto secondo. Incubo, atto terzo, con questi decreti assurdi. Ecco, vedete, se non fosse davvero, perché io amo la letteratura, anche la fase del teatro dell'assurdo, io credo che forse sarebbe il caso che su questo governo, ecco sì, calasse il sipario. Grazie, senatrice. Ha chiesto la parola il senatore Potenti, prego, ne ha facoltà. Sì, la ringrazio Presidente e prenderò spunto dalle parole che la collega poc'anzi ha pronunciato riguardo appunto a tutte queste discrasie e tutte queste, diciamo, circostanze che ci sono state ben descritte, facendo gli auguri per il 50° compleanno dell'ex ministro Toninelli, che oggi ha pubblicato delle foto facendosi vedere in salute, quindi passare dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti probabilmente lascia in salute, e noi siamo orgogliosi che anche il ministro Salvini, che rimarrà per molti anni in quel ministero, porterà in salute avanti tutte le opere che abbiamo orgogliosamente inserito nei molti decreti che in questa sede siamo altrettanto orgogliosamente a convertire. Perché se poco fa infatti si discuteva di una pregiudiziale con la quale si andavano curiosamente a porre dei dubbi circa il metodo e anche la matrice unitaria del contenuto di questi decreti, beh, devo dire, farò un'analisi ancora più ampia, perché nei giorni scorsi, quando abbiamo esaminato il decreto carceri, quando abbiamo esaminato il contenuto per la sua conversione del decreto calamità, beh, lì si legge una storia molto omogenea che garantisce al Paese la ripresa, che garantisce da parte di questo governo delle misure concrete, delle misure efficaci e che hanno un unico scopo: rimettere in moto il Paese e riportarlo fuori dalla palude nella quale nel corso degli ultimi anni, a causa anche di una mancanza di metodo appunto di alcuni ministri come quello che citavo poc'anzi, ministro Toninelli, ma potrei continuare con tantissimi ministri precedenti. Ebbene, adesso in una visione unitaria, in una visione che la politica del centrodestra ha inteso portare nella guida del Paese, siamo consci, e lo facciamo, ripeto, sempre orgogliosamente, che questo governo nei suoi decreti ha posto delle precise linee guida che andrò brevemente a esporre. Si parlava del ponte sullo stretto, sono state, diciamo, portate tante critiche, ma il fatto di procedere per fasi costruttive, come hanno riconosciuto gli esperti e anche pubblicamente un giornale chiaramente molto noto che è Sole 24 Ore, ha espressamente dichiarato, consentirà di bypassare il problema dei costi procedendo step by step nella realizzazione del ponte. Ben sapendo che nel corso del tempo, anche a causa dell'instabilità, diciamo, geopolitica e di tutto quello che abbiamo già subito attraverso la pandemia e ciò che è avvenuto dopo,
può comportare una variazione di costi sui quali appunto l'interezza progettuale di un'opera di queste dimensioni potrebbe comportare una difficoltà gestionale nel momento in cui si dovessero manifestare delle, diciamo, degli imprevisti, come ad esempio facevo il caso quello dei prezzi. E naturalmente quando ci occupiamo, lo ripeto, di figure che noi stiamo in maniera veramente coraggiosa mettendo in pista, i commissari straordinari, ce ne sono tantissimi qui in questo decreto, prendiamo in esame quelli che si stanno occupando delle opere strategiche, senza dimenticare tutti gli altri, dalle discariche ai commissari straordinari che si occupano di veramente di tante materie. Qui ci occupiamo di quelli che stanno portando avanti delle opere indispensabili per il nostro Paese e stiamo cercando di riordinare quelle funzioni a cui i commissari sono assolutamente diciamo ligi e che naturalmente vedono in queste figure la soluzione, in via ovviamente derogatoria di norme che sarebbero pletoriche per la rapida esecuzione di interventi strategici, appunto l'applicazione di un metodo, quello dei commissari, che sta lentamente ma in maniera evidente e con molta praticità riportando il nostro paese all'avanguardia nella infrastrutturazione delle sue appunto opere. E in questo decreto c'è anche una parte importante di interventi che riguardano il mio territorio. Fra questi mi è dovuto dimensionare quell'articolo appunto che consentirà di finanziare, grazie al lavoro straordinario di un nostro giovane deputato che è l'onorevole Edoardo Zello, che ha lavorato molto al finanziamento del canale dei Navicelli per consentire a questa importante opera che collega Pisa con il porto di Livorno, gestito dalla società pubblica Navicelli S.p.A., di vedere completati i lavori di rifacimento degli argini in un'opera che ha una importanza strategica sia per il fatto di attraversare una base militare come Camp Derby, ma soprattutto per il fatto delle, diciamo, dei nuovi insediamenti della cantieristica che su questo sito appunto si stanno sviluppando. E ancora dal mio territorio un importante intervento che va a razionalizzare l'incresciosa serie di errori che è stata fatta per l'autostrada tirrenica, la cosiddetta tirrenica, che sarà da ora in poi appunto realizzata attraverso un adeguamento stradale da ANAS. Ebbene, su quella strada, sulla quale purtroppo, e mi è dovuto un pensiero al senatore Altero Matteoli, l'ex ministro che ha trovato la morte su quella strada, beh, questo governo, risolvendo dei problemi nei quali ci siamo andati a mettere per cambi di strategie del governo Renzi e poi una serie di errori che si sono accumulati nel corso dei decreti che ci sono stati nel 2019 e nel 2021, ha posto una precisa condizione per avere perlomeno un metodo di quantificazione del costo dell'acquisto dei progetti già realizzati da Società Autostrada Tirrenica per poter così cantierare finalmente i vari lotti che recentemente anche da parte di chi governa la regione toscana in maniera molto confusa si è cercato di finanziare, addirittura cercando di proporre al Premier Meloni di inserire 100 milioni su questa diciamo opera che peraltro in gran parte non ha ancora completato gli stati progettuali dai quali potremmo ricavare appunto i costi per la sua realizzazione. E ancora sempre sul mio territorio io non posso che ringraziare questo governo. Ci sono 20 milioni che verranno destinati in contabilità al commissario straordinario per la realizzazione della base militare, dei reparti speciali, i gruppi di intervento speciale, il Tuscania, carabinieri paracadutisti, un'opera attesissima che permetterà di recuperare un sito che è già nella disponibilità del Ministero della Difesa, ma che renderà finalmente un minimo di dignità ai reparti più conosciuti e più noti a livello internazionale, dai quali abbiamo un elenco di missioni e di operazioni che
possono soltanto inorgoglire i cittadini del nostro paese. Bene, ci sono alcuni politici che sul territorio, guarda caso di sinistra, stanno cercando di ostacolare anche la realizzazione di quest'opera, adducendo delle ragioni veramente assolutamente assurde, sulle quali spero che la concretezza del governo di centrodestra possa dimostrare quanto sia importante a livello internazionale dare una degna sede a uomini che stanno portando veramente il loro servizio a, diciamo, dimostrazione del coraggio, della professionalità delle forze armate speciali, dei gruppi speciali appunto che caratterizzano le nostre formazioni. Il centro interforze appunto studi per le applicazioni militari sarà il sito nel quale sul territorio di Pisa verrà realizzata questa grande opera. E vado a concludere. Questo è un provvedimento strategico che modernizza e potenzia gli investimenti nel nostro Paese, è un passo decisivo verso una maggiore trasparenza e efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici, con opere finalizzate a migliorare la connettività e la sicurezza dei trasporti, la transizione ecologica, la digitalizzazione e l'innovazione. E naturalmente queste misure, concludo, avranno un impatto positivo di lungo termine sullo sviluppo del Paese. Grazie senatore Potenti. Ha chiesto di parlare il senatore Fina. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, componenti del Governo. Non posso che iniziare il mio intervento denunciando ancora una volta la deleteria prassi di una decretazione d'urgenza ormai fuori da ogni controllo. Prassi che nell'occasione del provvedimento in discussione è certamente aggravata da un livello di pluralità delle materie trattate senza dubbio elusivo del trattato costituzionale e della giurisprudenza costituzionale, che puntualmente ignorate e che non avvertite più la sensibilità né il pudore istituzionale di dover giustificare in qualche misura. Senatore Giorgis prima lo ha detto molto meglio di come posso dirlo io adesso. E pensare che nel corso di un'estate così gravemente caratterizzata da problemi importanti nel settore dei trasporti e da un fenomeno della siccità tanto drammatico, la scelta del Governo di intervenire con un provvedimento necessario e urgente sarebbe persino potuta essere per una volta una buona notizia. Ma siamo al paradosso per chi ci guarda, che magari pensa che noi stiamo discutendo di ciò che è davvero urgente e indifferibile, noi discutiamo di tutto tranne che per l'interesse di questo Paese è davvero urgente e indifferibile. Purtroppo basta leggere il testo del decreto in conversione per capire come delle questioni necessarie e urgenti non vi sia alcuna traccia. Per favorire tutt'altre materie e urgenze, in particolare quelle ritenute tali dalla Lega, in una dialettica interna con Fratelli d'Italia e Forza Italia sempre più incontenibile. Diciamo la verità, la Lega ancora una volta anche su questo decreto l'ha fatta da padrona, è riuscita in quello che da più parti è stato definito un assalto alla diligenza, raccogliendo una notevole quantità di risorse per i territori di proprio interesse a solo fine elettorale e di consenso. E il palese nervosismo dei partiti di governo è il più chiaro segnale di questa dinamica. Nel dibattito alla Camera i colleghi del Partito Democratico lo hanno definito un provvedimento emblema del salvinismo che, insieme al decreto casa, dimostra chi davvero guida il governo con buona pace della Presidente Meloni. E basta analizzare nel merito le norme contenute nel provvedimento in discussione per capirne la genesi politica e i veri obiettivi. Penso ad esempio a quanto viene stabilito all'articolo 1 in materia di concessioni autostradali. Su quella in scadenza, a fine anno, abbiamo cercato con alcuni emendamenti di proporre che il recupero dei finanziamenti delle opere per i concessionari avvenga per la durata media di vita dell'opera, consentendo così di avere un impatto minore sui pedaggi pagati da chi percorre queste strade. Una proposta a tutela dei cittadini, utenti, ma che nonostante il suo contenuto del tutto ragionevole è stata bocciata. Una proposta che ci risulta peraltro essere al vaglio del Governo su provvedimenti in arrivo in Parlamento. Mi riferisco in particolare all'annunciato DDL concorrenza che del tema delle concessioni autostradali si occuperà ampiamente e che ha già subito pesanti critiche dalla Commissione europea e dall'Autorità per i trasporti. In particolare su due temi del rischio traffico e del pedaggio unico che a quanto pare sarebbero trasferiti allo Stato, ancora una volta secondo gli indiscutibili desiderata del Ministro Salvini.
ma decisamente emblematico del decreto in discussione l'articolo 2, l'articolo dedicato al ponte sullo stretto, un insieme di procedure in deroga per accelerare l'iter tecnico-amministrativo, sacrificando i principi di trasparenza e buona amministrazione sull'altare della propaganda di governo. Abbiamo rimarcato nel dibattito in aula, nelle commissioni, tutta la nostra contrarietà a questa opera costosa e dannosa, anche avanzando specifici emendamenti, tutti puntualmente ignorati. E insieme ai nostri emendamenti, circostanza certamente più grave, avete ignorato anche i pareri del CIPES, del Consiglio di Stato, nonché il fatto che la valutazione di impatto ambientale è ancora in corso e ogni decisione in merito ad eventuali modalità di realizzazione dell'opera per lotti funzionali andrebbe rinviata all'esito dell'iter autorizzativo. Iter autorizzativo della via per il quale sono state richieste integrazioni all'originario progetto senza le quali la Commissione non è in condizione di decidere. Le medesime integrazioni, peraltro, che furono oggetto di analoga richiesta della via ben 9 anni fa e che a tutt'oggi non sono state superate. Faccio riferimento in particolare alle questioni riguardanti la sicurezza sismica dell'opera, ma molto altro si potrebbe dire sulla incompatibilità delle procedure di affidamento con la normativa europea in materia di incarichi diretti, già segnalate dall'ANAC, ma anche sul contrasto con la normativa in materia di piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, nonché sull'annosa questione degli espropri, su cui il decreto in conversione ritorna ancora una volta, e lo fa introducendo una sorta di procedura ad hoc per il ponte sullo stretto, che rappresenta un assoluto precedente rispetto alle ordinarie procedure di esproprio in materia di opere pubbliche, prevedendo, tra le altre cose, un tetto massimo di 40 milioni. Ma senza un progetto esecutivo, da dove viene questa cifra? E per tutti coloro che dovessero ritrovarsi fuori, una volta raggiunto questo arbitrario limite massimo, in che modo si procederà a ristorare gli eventuali espropri? Scelte politiche, soluzioni normative del tutto fuori dalla logica, proprio mentre le regioni toccate da questa faraonica opera soffrono gravemente per una siccità che sta mettendo in ginocchio le reti idriche, l'agricoltura, i trasporti, l'economia. Questi sì, settori che avrebbero bisogno delle risorse pubbliche bruciate per il ponte al fine di vedere mitigati i disagi che i cittadini del Mezzogiorno e non solo soffrono da decenni. Dove sono gli interventi necessari a far fronte alla storica siccità che vive il Paese? Penso a tutti quei progetti del PNRR rimasti nei cassetti oppure ancora in attesa di essere dotati delle rispettive risorse, ma faccio riferimento anche al lavoro svolto dal commissario straordinario per la siccità, che ha individuato 27 interventi solo per la Sicilia, con investimenti pari a 830 milioni di euro, che però non sono stati finanziati. Una situazione grave che purtroppo non è esclusiva della Sicilia. Penso, Presidente, alla mia terra, il Fucino, Orto Verde d'Abruzzo, vive una delle situazioni più complesse della sua storia con l'irrazionamento delle acque per l'irrigazione dei campi. Una condizione paradossale dovuta a scelte politiche chiare delle quali in passato abbiamo a più riprese interessato il governo e anche quest'Aula. La regione governata dalla destra da oltre 5 anni ha tagliato 50 milioni stanziati dalla giunta di centrosinistra nel 2014 per la realizzazione di un impianto irriguo che oggi ci avrebbe consentito di affrontare la situazione con ben altri strumenti. Non saremmo oggi spettatori indignati delle difficoltà delle imprese agricole, dei canali in secca, della fauna ittica sui bordi dei fossati, delle difficoltà di tanti amministratori e amministratrici locali. 50 milioni tagliati per finanziare sagre e polisportive e mai più ripristinati nonostante le promesse. Un chiaro esempio della modalità in cui governa questa destra nel Paese e sui territori. Ma tornando al decreto e a quanto prevede l'articolo 3 in materia di gestioni commissariali, avremmo voluto esprimerci anche noi a favore se si fosse aperto un dialogo effettivo in Parlamento. Siamo anche noi infatti persuasi che una razionalizzazione delle materie, come indicato anche dall'ANAC, sia auspicabile, in particolare per un governo che, come ricordava il collega Simiani alla Camera, appunto, ha stabilito un record con la nomina di ben 60 commissari sulle più disparate questioni. D'altra parte, senatore Potenti, lei giustamente ha appena rivendicato che questo è un metodo, la via commissariale al governo, del tutto coerente con l'idea di fare della decretazione d'urgenza uno strumento ordinario. Ma è un nominificio esattamente in linea con quanto previsto nel decreto in materia di CCS, che all'articolo 6 stabilisce la nascita di un comitato per la gestione e lo sviluppo di questa tecnologia di recupero della CO2, una tecnologia non in linea con la direttiva europea ETS e non coerente con il principio chi inquina paga.
Nel caso in discussione, infatti, le risorse derivate dalle aste per la CO2 servirebbero semplicemente per pagare gli emolumenti dei componenti del nascente comitato. In ultima analisi, e pur volendo sempre rinunciare a pregiudizi, siamo di fronte alla conversione di un decreto che sui temi infrastrutturali non si cura delle autentiche criticità del Paese, non guarda alla programmazione, non interviene sulle emergenze, altrettanto sui temi ambientali e sulla prevenzione dei cambiamenti climatici, non mette in campo misure e risorse, ma si limita a guardare al passato. Sul ponte sullo stretto, sport e norme ordinamentali, nella migliore delle ipotesi alimenta confusione, nella peggiore genera numerose forzature. Una modalità di governare e legiferare coerente con la prassi di questo governo. Con altrettanta coerenza non possiamo noi che ritenerci insoddisfatti e giudicare questo decreto su materie tanto strategiche l'ennesima occasione persa per il governo, persa per il Parlamento e in ultima istanza persa per il Paese. Grazie. Grazie senatore Pina. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Alla parola per la replica, se lo desidera, la relatrice senatrice Minasi. Rinuncia, perfetto. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Rinuncia. E a questo punto ho chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Ciriani. Ne ha facoltà, ministro. Eccola Ola, magari anche no. Sì, grazie Presidente, colleghi senatori. A nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti negli articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 1206 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 giugno numero 89 del testo della Commissione identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Grazie, grazie signor Ministro. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 89 nel testo identico a quello approvato alla Camera dei Deputati. Quindi, previ accordi tra i gruppi, passiamo ora direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Le dichiarazioni di voto iniziano con il senatore Guidi. Prego, senatore, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghe, colleghi, membri del Governo. Esprimo, e lo dico subito, parere favorevole di questo provvedimento. Sarò molto breve. Io considero un enorme privilegio vivere in quest'Aula un'esperienza un po' tardiva ma ancora entusiasta, e non tanto per stare con senatori, amici e amiche che più o meno la pensano come me, anche se rifiutiamo un pochino l'omogeneità del sapere e delle idee, ma perché da sempre cerco di essere stimolato a pensare meglio dall'opposizione. Purtroppo in quest'ultimo periodo mi rattristo molto, perché non sento dall'opposizione stimolazioni di qualche tipo. Sento solamente delegittimazione, mancanza di proposte, derisione. Poca cultura politica, non si offendano su questo. Qualcuno dirà che non colgo le stimolazioni perché sono anziano, forse non coglierò certe sensazioni stimolanti, ma ancora penso di averle.
credo che la politica sia fatta soprattutto di proposte e di controproposte, mai di delegittimazione dell'avversario, anche in maniera un po' rozza, un po' crudele, ma senza substrato reale. Ho colto con piacere il colto intervento della senatrice Floridia, il teatro dell'assurdo, che mi dà agio di utilizzare questo messaggio per parlare della musica. In una chiesa qui vicino si è inventata la Tosca, recondita armonia di colori diversi. Bene, il provvedimento di oggi non ha nulla di recondito, ma armonie che compongono frasi politiche, provvedimenti interni che hanno un punto in comune, una grande armonia per raggiungere un obiettivo, il benessere del cittadino italiano. Questo è quello che ci deve interessare. Allora, credo, ministro Ciriani, ci mancherebbe altro, voteremo favorevolmente alla fiducia più di altre volte, perché è anche frutto di un pensiero complesso per ognuno di noi. Abbiamo superato momenti di difficile interpretazione, perché quando il decreto è omnibus, ricomporre l'armonia non è sempre facile in questa società che va così in fretta, anche all'interno nostro. Però c'è un punto. Qualcuno dice bisogna restituire centralità al Senato, al Parlamento. Ma più centralità di così. Avete, come sempre, tutte le possibilità di manifestare, certo dissenso, ci mancherebbe, ma anche proposte, che però non ascolto. E allora cosa consegneremo alla storia? Un teatro armonico e non da incubo, un coro possibilmente con poche suonature, ma soprattutto tanto, tanto, tanto entusiasmo di voler cambiare le cose, trovando una resistenza incomprensibile da parte dell'opposizione. Io sono stato una vita all'opposizione, non ho quasi mai cercato di fare la cianchetta all'avversario, anche perché ho poca forza nelle gambe, ma certo cercando di superarli anche in coerenza con quanto è stato detto nella proposta, non nella protesta. Ieri, scusate il riferimento autobiografico, a Chianciano ho visto una nipotina, una persona che amo, di 6 mesi, che si avvicina al battesimo, Viola, è bellissima, ha gli occhi puri, grandi, tesi verso l'ascolto di quello che vede, non lo dico ascolto per quello che vede, è una sintesi delle percezioni. Cosa comprenderà tra qualche anno nel gioco della democrazia tra maggioranza e opposizione? Potrà vedere i lati positivi di questa cosa che, ripeto, si chiama
il gioco importantissimo, decisivo della democrazia, accoglierà da una parte persone che propongono, magari con qualche errore, e dall'altra parte gente che è solo pronta alla ghigliottina, alla fucilazione preventiva. Io spero che Viola non sappia quello che sta accadendo, spero che veda quanto di buono in comune, anche nelle differenze, nelle diverse opinioni, si possa avere. Un decreto omnibus complesso deve unire, non dividere, soprattutto con proposte che completano, oppure alternative, ma non con abbai di odio, di discriminazione e di preventiva suggestione negativa, perché questa non è democrazia, questa è opposizione, scusatemi se lo dico, acefala, e un pochino di cervello me ne intendo, anche se ne ho ancora pochino. Quindi sinceramente, con tutto il cuore, viva i giovani, ma anche meno giovani, mi ci metto pure io, anche nella difficile realtà di costruire un tessuto comprensibile, di fare un coro senza tante suonature, anzi armonico, perché su questo vive la democrazia, con chi ha il coraggio di cambiare e chi c'è solo la paura, il pavor che qualcuno cambi qualcosa, perché preferisce che le cose non cambino mai. Grazie Presidente. Grazie Senatore Guidi. Ha chiesto di parlare la senatrice Paita. Prego senatrice, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho ascoltato con interesse l'intervento del collega Guidi. Francamente, diciamo Presidente, per suo tramite, non ho davvero capito che cosa ravvisi il collega Guidi all'interno di questo, diciamo, provvedimento, che anche chiamarlo omnibus è già, diciamo così, una concessione enorme in termini di credibilità, in riferimento al presunto cambiamento che il Paese dovrebbe fare. Perché provo, diciamo, a spiegarmi in pochissime, diciamo, coordinate. In questo provvedimento ci sono degli interventi, direi, diciamo, del tutto marginali, non risolutivi, di varia natura, di vario genere. Poi c'è sempre una straordinaria attenzione a Genova, cioè su una serie, diciamo, di questo va riconosciuto, cioè su un decreto complessivo ci sono sempre 3 o 4 interventi che riguardano Genova, alcuni sensati, alcuni meno sensati, alcuni risolutivi, alcuni meno risolutivi, come segnale del fatto che, come dire, dentro il Ministero c'è chi si occupa di Genova. Questo l'abbiamo capito, io personalmente lo apprezzo, altri magari no, però ecco, la visione, diciamo, dentro questo decreto non c'è. Cioè il fatto stesso di chiamarlo decreto infrastrutture è francamente sbalorditivo, e vi spiego perché è sbalorditivo. È sbalorditivo perché noi abbiamo dei problemi oggettivi che sono la causa di quello che sta accadendo nel paese. I ritardi dei treni non sono frutto del destino cinico e baro. Perché si stanno configurando ora? Perché la nostra linea sta collassando. Quella dell'alta velocità, realizzata circa 30 anni fa, ha dei requisiti tecnici, soprattutto nella tratta Firenze-Roma, che creano dei colli di bottiglia. Cioè i parametri per i 300 km orari o similari non possono essere raggiunti, colleghi. E questa, diciamo così, che non è una cattiva formazione originaria, ma un problema di adeguamento della rete in corso d'opera,
va, diciamo così, a ulteriormente creare un problema nel momento in cui c'è un sovraccarico di treni e un sovraccarico di offerta, ok? Quindi una rete inadeguata rispetto, diciamo così, a una serie di servizi che devono essere ulteriormente implementati per un paese che, scusate se è poco, è l'emblema della potenzialità delle opportunità turistiche, per un paese che è l'emblema della logistica e quindi, diciamo così, di un trasporto merci che deve essere potenziato. A fronte di tutto ciò, anziché occuparsi del fatto che i treni arrivano in ritardo perché la rete è sovraccarica e quindi ci vogliono investimenti di manutenzione, di adeguamento e di potenziamento, che cosa si fa nel PNRR? Si tagliano, vado in sequenza, le linee di collegamento con l'Europa del Nord, Verona-Brennero, le connessioni diagonali della Roma-Pescara e parzialmente i collegamenti ferroviari dell'alta velocità Napoli-Bari, i collegamenti ferroviari della Palermo-Catania-Messina, le connessioni diagonali della Orte-Falconara, le connessioni diagonali della Taranto-Metaponto-Potenza-Butti e poi il sistema ferroviario della, tradotto diciamo, sicurezza, il cosiddetto ERTMS, che è fondamentale per avere treni e percorrenza sicuri, 500 milioni di tagli. E poi, diciamo così, andiamo avanti perché ci sono anche i tagli alle stazioni ferroviarie del sud. Chiunque vada al sud, naturalmente oggi trova delle stazioni ferroviarie meravigliose, che non hanno bisogno di quegli investimenti, no? 300 milioni di tagli sulle stazioni. Perché si sono tagliate queste risorse? Perché il Ministero delle Infrastrutture, guidato da Salvini, non riesce a spendere queste risorse. Tant'è che una delle voci di spese, audizioni di Fitto, non della pericolosa, diciamo, lettura della paita, audizione di Fitto sul PNRR, qual è il ministero che ha speso peggio le risorse sul PNRR, anzi che non ha proprio speso le risorse sul PNRR? Il premio va a Salvini, 15% di spesa. Però vedete, la differenza rispetto agli altri ministeri, vi invito a questo ragionamento, è la seguente. A tutti gli altri può essere data la responsabilità indiretta della mancata spesa negli enti locali, ma non al Ministero di Salvini. Perché la spesa sulla rete ferroviaria la fa RFI, la spesa sulla rete ferroviaria la fa FS, quindi la fa Salvini stesso. Cioè, vedete, se voi volete avere un parametro rispetto all'incapacità di governare e di programmare il PNRR, voi dovete guardare in faccia Salvini. Perché mentre in tutti gli altri casi può trovare una scusa, una responsabilità in un povero ente locale che magari c'ha un dipendente, c'ha due dipendenti e non riesce a fare quella gara, nel caso della rete ferroviaria il ministero dà, il ministero deve rispondere e quindi le responsabilità stanno in capo a un unico soggetto, che guarda caso è Salvini, il quale non vede quello che sta succedendo nel paese, va a fare i video alle stazioni dei taxi nell'unico giorno in cui ci sono i taxi. Non lo so se l'ha chiamato lui, non mi permetto di dirlo, però chiunque di noi, non solo le persone, ma anche i parlamentari, abbia avuto bisogno di un taxi in questi mesi, ha avuto, diciamo, la amara sorpresa di un sistema che non c'è, di una risposta che non c'è. E vedete, se questa risposta non c'è in una città come Roma, dove il trasporto pubblico è totalmente inadeguato, questo non solo per responsabilità di Salvini, ma diciamo che da quando c'è lui non è che siano cambiate tanto le cose, allora tu hai un problema grosso, che significa sicurezza dei cittadini che non sanno come muoversi, che significa impossibilità di dare opportunità ai nostri ragazzi che non hanno a disposizione nulla. In alcuni casi non hanno l'alta velocità, in altri casi non hanno le metropolitane, in altri casi non hanno nemmeno i taxi. E di fronte a tutto questo scenario lui non vede il problema e casualmente va a prendere il taxi il giorno in cui il taxi c'è. Ora capite che questa è per il paese una vera e propria presa per i fondelli. E
a fronte, diciamo, di tutto questo scenario apocalittico che vi ho descritto, quindi rete dell'alta velocità che sta collassando, sistemi regionali che non stanno andando avanti, che cosa, diciamo, mette in campo? Un decreto che non risolve niente, quello di oggi, però ce n'è uno che sta per arrivare. E di questo voglio parlarvi negli ultimi minuti che ho a disposizione. Si tratta, diciamo così, del provvedimento sulla concorrenza. Lì la strategia è davvero, diciamo, incredibile. Voi sapete che un altro dei problemi di questo paese è l'adeguamento, la manutenzione e la realizzazione di nuove autostrade. Non c'entrano col PNRR perché non possono essere finanziate col PNRR. C'entrano con che cosa? Con la strategia che noi abbiamo, cioè concessioni per le autostrade date dal Ministero. E quindi controllo del Ministero rispetto, diciamo, agli adeguamenti. Purtroppo chi vi parla è esponente di una regione che, a causa del cattivo funzionamento tra il potere di controllo del Ministero e le manutenzioni in termini di sicurezza delle autostrade, ha avuto, diciamo così, il dispiacere, no, di un crollo che è stato l'emblema, diciamo, di questo cattivo funzionamento, che è il Ponte Morandi, e le vittime, diciamo, che sono state, diciamo così, purtroppo in questa vicenda, il simbolo del degrado di un paese, diciamo, verso le quali va ancora una volta, diciamo, tutta la nostra riconoscenza e, diciamo così, il nostro pensiero. Ora, quel decreto sulla concorrenza che cosa dice? Che lui troverà il modo, lui sempre Salvini, di fare la seguente magia. Tu non hai aumenti tariffari, però siccome non li hai, prendi la tariffa e quello che ne consegue di questa tariffa, la spacchetti in due parti e una parte va a sanare i debiti delle concessioni autostradali del nord, cioè esattamente l'opposto dell'autonomia pedemontana veneta e tante altre di questo tipo, perché questo aveva in mente. E l'altra parte invece va a realizzare nuovi investimenti. Ora, se tu hai 10, dividi per 2, come fai se oggi non hai già le risorse per realizzare nuovi investimenti? Chiudo, Presidente. Per fortuna questa strategia, un po' perché l'Europa gli ha detto che non si poteva fare, un po' perché forse anche a qualcun altro sarà venuto in mente che era una vera e propria follia, pare, diciamo, che stia rientrando, ma il tentativo c'era. E sapete che cosa significa questa cosa? L'autonomia al contrario. Perché prima si dà una funzione fondamentale come quella delle autostrade a regioni che non sono in grado di portarla avanti. E poi, quando le cose non funzionano e si creano i debiti e non si riescono a fare gli investimenti, allora si chiama una raccolta a tutti i cittadini italiani per compensare quei debiti e per realizzare gli investimenti. Ecco perché voi avete un'idea sbagliata sull'autonomia, ce l'avete su questo, ce l'avete sui porti. Voi pensate che il paese si possa dividere in mille pezzi, perché tanto poi la responsabilità la pagheranno tutti, in sanità, concluda, nei porti, nelle infrastrutture. Ecco, voi siete l'esempio di quello, diciamo, che non si deve... Aspetti, perché se lei parla senza microfono non si sente niente. Te la ringrazio, Presidente, per questa preziosa precisazione, però chiudo dicendole che le infrastrutture servono a sviluppare un paese, e se tu hai un ministro come Salvini ti puoi scordare di riuscire a muoverti ma anche di sviluppare un paese. Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Magni. Prego, senatore, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Allora, io vorrei evitare di fare delle polemiche e ragionare però sul merito di alcune questioni. Abbiamo criticato, continuiamo a criticare come opposizione, io credo giustamente, l'uso dei decreti. Ora però devo dire che questa maggioranza ha una discrasia tra quello che succede nella società e la necessità di fare decreti anche d'urgenza e quelli che fa. Poche settimane fa abbiamo discusso del decreto agricoltura. Vorrei sottolineare che non c'era la parola intervento sul caporalato, è stato fatto dopo, successivamente, con un emendamento del governo, e quindi non ci si è accorti. Ora stiamo parlando di una situazione di emergenza.
Io credo che una delle emergenze più gravi che abbiamo nel nostro territorio oggi sia la siccità. Perché? E in particolare la siccità e la modifica e il cambiamento climatico, questo è sotto gli occhi di tutti. Non solo perché abbiamo una rete idrica che perde il 40%, di cui arriva in Sicilia il 52% di dispersione, ma perché in Sicilia ci sono gli agricoltori che devono abbattere i capi, devono estirpare, diciamo, i terreni, perché non sono in grado di andare in questa direzione. E noi stiamo discutendo di fare un ponte a pezzetti, perché anche questa è una bella novità, noi speriamo, insomma, di vedere il puzzle completo alla fine. Nello stesso tempo però non siamo in grado addirittura di collaudare degli invasi d'acqua che potrebbero permettere di irrigare i campi e di dare una risposta alla siccità che c'è ad esempio in Sicilia. Ora, questo è il dato, quella è un'emergenza, bisognerebbe intervenire immediatamente su questo terreno e investire, ad esempio aumentando la quota che ha a disposizione il PNR, che è solo di 900 milioni, intervenire su questa rete, cercando di approvare in tempi rapidi questo. Il governo, ho letto, in questo decreto di questa parola siccità non c'è traccia. E quindi questo è un dato che è addirittura davvero un po' drammatico. Per di più si parla del ponte sullo stretto, quindi Calabria-Sicilia, in Sicilia siamo nella condizione che ho cercato di dire prima. E si fa un decreto sul sistema infrastrutturale. Anche questa è una bella discrasia tra quello che si afferma e quello che si realizza. Quindi questo è il primo dato. Secondo elemento, veniva già detto prima, vogliamo discutere infrastrutture. Io faccio, come molti voi, come molti di voi, parlamentare e abito in Lombardia, mi è successo anche stamattina, ormai non c'è più un orario dei treni, non esiste più, l'orario dei treni non c'è più. Ora noi abbiamo una fortuna che possiamo salire al primo che arriva, se c'è in ritardo, essendo parlamentari possiamo salire su qualsiasi treno. Il cittadino normale non può farlo, e si deve adeguare a una situazione nella quale il ritardo è certo. Poi, come diceva adesso la senatrice Paita, se ti capita, come a me, di fare Milano-Roma e quindi passo da Firenze, bisogna, come si dice, sperare che non ti fermi per qualche mezz'ora, per qualche ora. E questo è il dato fondamentale che poi succede. E su questo però non so che cosa si stia facendo. Sta di fatto che la cosa non funziona. Bisognerebbe avere un intervento, perché è vero, benché la direttissima Firenze-Roma è stata fatta quando io ero ancora giovane, no? Quindi ha una sostanza, è il fatto che non è come quella di Bologna-Milano, perché è stata fatta dopo con caratteristiche diverse. Quindi discutiamo di infrastrutture che servono al paese, discutiamo di infrastrutture che servono alla Calabria e alla Sicilia, ad esempio, dove se uno va in Sicilia è un po' complicato muoversi, e quindi questo è, mi pare, il dato. E l'altra cosa, vado avanti, ad esempio, sempre in questo decreto si parla di alcuni interventi urgenti, però, ad esempio, ho detto prima, sulla crisi dell'agricoltura si parla di interessi strategici, si parla del cosiddetto piano Mattei. E vorrei sottolineare che, ad esempio, c'è un accordo tra la più grande impresa dell'agroindustria italiana che con il ministro dell'agricoltura algerino per, diciamo, coltivazione di 36.000 ettari. Ora, noi abbiamo sentito tutti che neanche un chicco di grano arriverà in Italia, perché queste risorse devono rimanere nel posto, diciamo, dove si investe. Benissimo, io sono il più contento di tutti, credo che tutti noi siamo in questa, oppure se c'è una sovrabbondanza andrà ai paesi che, diciamo, hanno una carenza alimentare, quindi di fa. Però
Poi si legge nel decreto interministeriale del piano Mattei che a pagina 63 dice che il 30% delle risorse agricole prodotte in quell'accordo verranno in Italia. E delle due l'una però, eh. C'è il 30% di quelle imprese. Quindi si dicono delle bugie, cioè sostanzialmente. Questo è il dato fondamentale che si va in questa cosa. E piano Mattei, diciamocelo chiaro, è fatto per intervenire come avete fatto in come si è fatto Costa d'Avorio, Mozambico, per diciamo avere la possibilità di avere già utilizzati giacimenti. Ma la cosa che però voglio sottolineare è che si fa queste cose utilizzando i soldi e dividendo i soldi che erano destinati all'intervento sul clima, cioè 4 miliardi di quelle si spostano in un'altra parte. In sostanza noi siamo di fronte al fatto che dovremmo intervenire con più forza, con più determinazione sulla questione climatica e utilizziamo sulle fonti fossili sostanzialmente cioè quei soldi. Ho già spiegato prima nel mio intervento, mi pare invece assurdo perché intervenire sul clima non è solo ridurre diciamo i disastri e quindi i costi umani, sociali ed economici che poi quando succedono queste cose. Ma la cosa più importante è rendersi autonomi. E noi, il nostro paese, ha la condizione che ieri non c'era, quando non c'erano le tecnologie che conosciamo oggi. Non si poteva fare, ma il sole e diciamo, il vento è una delle caratteristiche del nostro paese. Sfruttiamole. Oltre che essere pulite, sfruttiamole. E quindi ci rende autonomi cioè, una serie di possibilità dal punto di vista democratico, dal punto di vista addirittura, come si dice, rispetto anche a questioni di pace, come ho cercato di spiegare prima. Quindi alla fine io penso che si possano fare dei decreti e interventi d'urgenza, non è vietato farli. Quello che però davvero è insopportabile è avere decreti d'urgenza che sono, come ho spiegato prima, omnibus, 12 materie, in cui non si capisce bene qual è la strategia se non quella, ad esempio, di mantenere, e questo è anche qui un vulnus democratico, il potere in mano ai commissari, in cui gestisce una parte di soldi rilevanti, anziché essere controllati dal punto di vista, in questo caso, democratico. Ora, benché io sono contro l'uomo solo al comando, o la donna solo al comando, ma penso che la democrazia è una cosa importante dal punto di vista della conquista che hanno avuto i nostri, ci hanno dato i nostri padri, e che è necessario. La democrazia è un fatto complesso e che costa sacrificio, però è l'unico modo che garantisce maggiormente i cittadini e la loro libertà, sono per mantenere diciamo e mettere in discussione questo modello che voi continuate a portare avanti. Per questa ragione Verdi Sinistra voterà contro convintamente a questo decreto. Grazie senatore Magni. Ha chiesto di parlare il senatore Rosso. Prego senatore, ne ha facoltà. Grazie presidente Ronzulli. Il governo è intervenuto su questo decreto per velocizzare le procedure di alcune opere pubbliche ritenute strategiche e la governance dei gestori di alcune infrastrutture come le autostrade. Sono inoltre previste altre disposizioni per velocizzare la realizzazione di alcune opere molto attese nel nostro Paese. Innanzitutto, per accelerare la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, un'opera strategica, la cui realizzazione è considerata un punto di svolta nel nostro sistema infrastrutturale, sin dai tempi dei governi Berlusconi. Un'opera che avrà ricadute enormi sul territorio per i molti anni previsti per la realizzazione e una volta completata cambierà totalmente l'economia delle due regioni interessate, rendendola un hub fondamentale di collegamento tra l'Europa verso il Mediterraneo. L'intervento normativo in esame risolve una serie di criticità ed amplia il margine di manovra sugli aumenti dei costi in corso d'opera. Vengono altresì riviste le procedure di esproprio, prevedendo che vengano tutelati sia gli operatori economici coinvolti nella realizzazione dell'opera,
sia ai proprietari che oggi risiedono nei territori interessati. Coniugare l'interesse pubblico a realizzare un'opera strategica e i tanti interessi dei residenti sulle aree in cui l'opera deve essere realizzata è un punto fermo. Quanto fatto a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi e la successiva ricostruzione ha riproposto il tema della procedura della cessione volontaria al posto delle espropriazioni forzate. L'ho già detto molte volte in quest'aula, le persone vanno convinte e non obbligate. Gli immobili interessati avranno quindi una valutazione ulteriore che va oltre quella di mercato, potendo contare su un'indennità aggiuntiva a favore dei proprietari che dovranno ricollocarsi. Ma non c'è solo il ponte in questo decreto. È prevista anche una razionalizzazione dei compiti e le funzioni dei commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari. Sono più di 100 gli interventi interessati dalla disposizione, che interessano porti, dighe, reti ferroviarie, strade, edilizia stradale. I 43 commissari che si occupano di queste opere saranno interessati da un intervento di razionalizzazione che sarà realizzato attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Così come verranno individuate le opere e i progetti che riguardano la realizzazione della rete dei trasporti transeuropea. L'Europa deve diventare sempre più un'unione che abbia collegamenti efficienti e veloci tra i diversi paesi. E l'Italia deve essere centrale in questi collegamenti strategici. Ci sono tempi da rispettare per raggiungere gli obiettivi previsti. Completare entro il 2030 la rete centrale e entro il 2050 la rete globale. Allo scopo di contribuire all'integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell'Unione Europea, saranno quindi privilegiati i collegamenti transfrontalieri. Diverse altre sono le opere interessate dalle disposizioni del decreto che ora ne velocizzano la realizzazione. Ad esempio, c'è l'autostrada Cisterna-Valmontone, vengono accelerate le procedure di realizzazione a fronte di quasi 400 milioni di euro stanziati da utilizzare nel periodo dal 2024 al 2034. Tra le altre opere interessate all'intervento in esame c'è la parte toscana della Tirrenica, con la progettazione e l'esecuzione dell'intervento di adeguamento della tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi, regolamentando il passaggio dall'attuale società concessionaria all'ANAS. Tra gli altri interventi che meritano una particolare menzione c'è quello che riguarda la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico di Peschiera, per il quale verranno previste ulteriori risorse al fine di garantire un'adeguata fornitura di acqua alla capitale, che il prossimo anno sarà interessata da un evento straordinario, il Giubileo, un evento per il quale è previsto l'arrivo di circa 30 milioni di pellegrini. Inoltre sono previsti interventi con opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica per la funzionalità infrastrutturale sulla linea di velocità Salerno-Reggio Calabria, che rappresenta una connessione strategica per il Mezzogiorno. Insomma, siamo in presenza di una serie di interventi di cui ho evidenziato solo i principali per perfezionare la macchina amministrativa e dare un contributo alla crescita infrastrutturale così importante per lo sviluppo economico del nostro paese. E allora trovo strano che all'inizio di questa seduta ci si sia lamentati delle infrastrutture carenti del nostro paese, dei ritardi che ci sono nel nostro paese, però poi non si ammette che questo è un decreto utile per velocizzare l'ammodernamento infrastrutturale del paese e portarlo ancora più avanti e inserirlo degnamente in Europa. E per questi motivi e la concretezza dei temi affrontati che annuncio il voto favorevole sia sul provvedimento che sulla fiducia del gruppo di Forza Italia. Grazie, senatore Rosso. Ora è iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Prego, senatrice Di Girolamo. Grazie, presidente. Colleghi della maggioranza e governo, oggi siete qui in aula per votarvi l'ennesima fiducia e lo fate evitando il dibattito, lo fate quindi
sapendo che potreste discutere di qualsiasi cosa qui dentro, perché avete i numeri per portare avanti qualsiasi cosa. E invece questa vostra continua ricerca di fiducia fa pensare che sia scatenata dal fatto che è proprio di voi stessi che non avete fiducia. E che dire poi, sottosegretario, del tempo che ci avete lasciato in commissione per esaminare il decreto? Ben 3 giorni. Io la ringrazio, davvero. Ovviamente sono sarcastica. Anche questo è figlio della vostra patologica e bulimica voglia di decretare, tanto che vi siete ritrovati a dover gestire un vero e proprio ingorgo prima della pausa estiva. Ma lasciatemi dire che tra una distrazione estiva ed una olimpica, dove vi siete improvvisati anche esperti genetisti da bar dello sport e detentori di verità assoluta, una medaglia ve la siete meritata anche voi. Siete infatti riusciti a portare a casa la medaglia d'oro del vittimismo, che ormai avete letto a Sport Nazionale come vittime, tra l'altro vi siete presentati in occasione del 44esimo anniversario della strage neofascista di Bologna lo scorso 2 agosto. Una strage per cui sappiamo la verità e ne abbiamo le prove. Furono la P2, i servizi segreti deviati e i neofascisti a ideare a mettere in atto quel terribile attacco allo Stato, frutto di un preciso piano eversivo. Medaglia d'oro quindi al vostro vittimismo, ma la vostra faccia resta di bronzo per l'atteggiamento che mostrate di fronte alle verità che le sentenze e la storia ci consegnano proprio su questi fatti. Andiamo al merito del provvedimento, lo avete chiamato decreto infrastrutture, ma nel pentolone che è il testo di questo decreto avete inserito tante di quelle materie che avreste fatto meglio a chiamarlo per quello che realmente è, ovvero un decreto omnibus. E sì, perché si va dalla revisione del periodo regolatorio delle concessioni in scadenza, passando per le misure in materia di sport, fondazioni lirico-sinfoniche, scuole politecniche, modifiche al codice di procedura penale. Richiamate poi in questo decreto il piano Mattei per l'Africa, grazie al quale distraete le risorse del Fondo Italiano per il Clima, le distraete per fare cosa, ancora non è chiaro perché non lo avete detto, e parliamo di un fondo, quello italiano per il clima, nato per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nel nostro paese. In pratica avete deciso di utilizzare questo fondo anche per investimenti nell'oil and gas, che, come sappiamo tutti, sono tra le principali fonti di inquinamento atmosferico. E così, mentre vi aspettiamo che vi chiariate le idee su cosa e come fare per l'Africa, lasciatemi dire che è all'Italia che servirebbe un piano Mattei, sì, ma per le infrastrutture idriche, per renderci resilienti alla siccità, per eliminare gli sprechi, per far tornare nelle case dei cittadini residenti in centinaia di comuni italiani l'acqua, per evitare agli agricoltori di mandare in fumo il loro raccolto. A me dispiace che oggi non sia qui presente il ministro, perché ecco, volevo fargli i miei complimenti, suo tramite, presidente, perché io ricordo che all'incirca un anno fa lui varò il decreto siccità. Bene, complimenti, siamo ancora qui a parlare di questi problemi che quel decreto non hanno risolto minimamente. Ad un certo punto in questo testo, ad un certo punto nella lettura di questo testo, troviamo un tema infrastrutturale, il vero tema dei temi, che non poteva mancare. Il ponte sullo stretto, certamente l'infrastruttura che risolve i problemi di tutti gli italiani al giorno d'oggi. E certo, il chiodo fisso del ministro Salvini. E quindi leggiamo di importanti novità per i cittadini che ormai da un secolo sentono parlare di questa imponente ed impattante opera. Eh sì, la novità principale è che in questo decreto cancellate il termine per l'approvazione del progetto definitivo che era previsto da un vostro precedente decreto, quello proprio chiamato Ponte sullo Stretto, sì, proprio quello che ha riesumato il vecchio progetto Ponte, lo stesso progetto che è ancora in attesa della VIA e della VAS, lo stesso progetto che ancora attende di essere aggiornato con le 239 integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Dicevo quindi di questa novità. La novità è che non approverete mai un progetto definitivo, e lo scrivete nel testo del disegno di legge, perché qui prevedete che al suo posto vi saranno approvazioni per fasi costruttive, cioè a pezzetti.
come se i lotti di un ponte non fossero tra loro funzionalmente dipendenti. Presidente, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, voi state dicendo al Paese che procederete alla costruzione del ponte sullo stretto per lotti e che nel caso potrete terminare i lavori del lotto 2 senza che i lavori del lotto 1 siano terminati, perché appunto non dipendenti a livello funzionale. Ma mi domando, come ci si arriva all'otto 2 se non passando dall'otto 1? E attenzione, non sono io che sto dando i numeri, no, i numeri li ha dati, è ben chiaro, il ministro Salvini, come se fosse ad una tombolata all'ultimo dell'anno. Ad ottobre del 2022 parlava di generazione di 120.000 posti di lavoro, poi è iniziato a scendere nelle sue stime, poi è passato a 100.000, poi a 50.000. Insomma, una gran confusione, come al solito, una gran confusione del ministro, perché sicuramente avrà confuso quelle che sono le unità di lavoro annue, che sono una cosa, e l'effettivo numero degli occupati, che ne è un'altra. Infatti, un'unità di lavoro annuo rappresenta la quantità di lavoro svolta da una sola persona impiegata a tempo pieno per un intero anno. Beh, il ponte non si realizza in un solo anno, ce ne vorranno almeno 8, almeno a detta del ministro Salvini. Ma voglio aggiungerci un altro anno, perché non si sa mai i ritardi che sono scritti in questo decreto sono già dichiarati. Aggiungiamoci un altro anno e diciamo che il ponte si realizzerà in 9 anni. Allora il ministro sarebbe stato molto più semplice prendere quel dato, cioè le 120.000 unità di lavoro annue, e dividerle per 9, che sono gli anni previsti per la progettazione del ponte, per la realizzazione del ponte. E così avrebbe ottenuto la stima dei posti di lavoro attivabili. Sì, è una semplice questione matematica, quella scienza esatta lontana anni luce dal ministro Salvini. Un ministro, presidente, che è sparito dai radar e che nulla dice dei veri problemi che in questi giorni stanno agonizzando il sistema dei trasporti italiano, da quello ferroviario a quello aeroportuale. Quello che mi chiedo, che avrei avuto piacere di chiedere al ministro Salvini, è che cosa ne pensa dell'impatto che i cantieri sulla linea ferroviaria stanno generando e continueranno a generare sul servizio. Che cosa ci direbbe lui su quello che è accaduto nelle ultime settimane, ovvero dei pesanti disagi, delle interruzioni che hanno compromesso per ore, se non per giorni, diversi tratti della rete dorsale. Parlo dell'incidente ferroviario del 9 luglio sulla linea Paola Salerno, di quello dell'11 luglio a Parma sulla linea Bologna Milano, dell'inconveniente del treno merci adibito al trasporto auto che in data 18 luglio il treno perdeva auto che trasportava lungo la linea dei binari, e delle numerose anomalie e guasti che hanno messo duramente in crisi tutte le dorsali principali. Vede, Presidente, noi abbiamo accettato a buon cuore la richiesta dei colleghi delle opposizioni di chiedere appunto al ministro Salvini di venirci a riferire su questi fatti. L'abbiamo fatto anche la settimana scorsa affidandoci a delle note stampa. Ma c'è un altro punto, un altro dato che è stato reso noto da poco dall'osservatorio ASAPS, che riguarda la sicurezza stradale. Anche su questo sarebbe utile che il ministro si aprisse ai cittadini. Sicurezza stradale. Luglio è un mese tragico per le morti. Luglio ha contato un morto al giorno sulle strade, 232 sono i decessi dall'inizio dell'anno, parliamo di persone uccise anche nel momento in cui stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, parliamo addirittura di persone che camminavano sui marciapiedi. E allora avrei chiesto al ministro, se fosse stato presente oggi, al netto di quello che ha appena detto, se ritenga ancora opportuno continuare a concentrare la sua attenzione e quella dei suoi uffici sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Vado a conclusione, Presidente, mi rivolgo al Governo e ai colleghi della maggioranza. Alla luce di quanto scritto in questo provvedimento e negli altri provvedimenti che lo hanno preceduto, io sinceramente non so se siete più credibili come commentatori di competizioni sportive e sentenze o come governanti. Il fatto è che in entrambi i casi usate fatti e funzioni per dividere il Paese, perché è sulle divisioni che avete costruito la vostra fortuna politica, alimentandola poi con ridicolo vittimismo e prevedibile narcisismo. Voi volete dividere, volete spaccare, perché è l'unica cosa che vi riesce a fare, ma il Paese non ha certo bisogno di questo. Per questo e tanti altri motivi, Presidente, annuncio il voto contrario alla fiducia di questo provvedimento da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie.
Grazie senatrice Di Girolamo, è iscritto a parlare il senatore Germanà e ne ha facoltà. Prego senatore. Grazie presidente. Io non farò una difesa d'ufficio del ministro Salvini perché il ministro Salvini non ne ha bisogno e anche perché mi rendo conto che le opposizioni devono fare il loro mestiere visto che non hanno argomenti o non riescono a incidere sui provvedimenti. E quindi a differenza di chi vorrebbe chiudere il Parlamento, noi per andare a fare i bagni al mare, noi siamo orgogliosamente, io e il gruppo della Lega e tutta la maggioranza, qui al 5 agosto per la conversione di un decreto legge che riteniamo importante per l'Italia, per le infrastrutture, per lo sviluppo delle infrastrutture. È un decreto legge con pochi articoli, però importantissimo per tante opere strategiche del Paese perché sblocchiamo opere indispensabili, attese da anni, che rischiavano di rimanere incompiute nel tempo a causa del caro prezzi o, come spesso accade, per la complessità dell'iter burocratico. È un decreto che spazia da disposizioni in materia di concessioni autostradali al ponte sullo Stretto, come più volte richiamato in quest'Aula, ancora una volta però per perfezionare l'iter, proprio visto l'imminente avvio dei cantieri, ad un articolo che prevede anche un piano di razionalizzazione sui commissari straordinari, degli interventi infrastrutturali. I commissari non sono un capriccio, ma servono ad accelerare le infrastrutture, le opere ritenute appunto prioritari. E quindi revoca dei commissari che già hanno finito il loro compito, che hanno portato i cantieri, la realizzazione del cantiere in porto, a nomina di nuovi commissari in base anche alle esigenze nuove. E quindi nei vari articoli possiamo trovare moltissime opere che saranno finalizzate, finanziate e sburocratizzate, e interventi che vanno da nord a sud in tutto il paese, come giusto che sia, e che riguardano l'intero paese e le isole comprese, anzi direi anche isole protagoniste. Penso quindi alla realizzazione dell'A22, la Brennero-Modena, piuttosto che ai 150 milioni di euro per il sistema idrico peschiera, e in un momento in cui, e ve lo dico io da siciliano, che stiamo vivendo un dramma in Sicilia per la siccità, in una terra dove da più di un anno non piove, mi pare che sia urgente e importante parlare di un sistema idrico che porterà l'acqua all'acquedotto di Roma. Penso ai quasi 400 milioni di euro per il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quindi di conseguenza, perché chi ha visione fa anche questo, la proroga dei termini per l'adozione dei decreti di esproprio per il completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e quindi del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, tanto caro al nostro sottosegretario Durigon. E penso a quanto contenuto in questo decreto sull'opera ingegneristica più importante del secolo. Non è uno dei tanti cantieri, ma sarà il cantiere più importante che questo governo, il nostro paese, il mondo intero avrà da osservare. E con l'entrata in vigore di questo decreto finalmente si potrà approvare il progetto esecutivo, si potrà approvare per fasi costruttive, così con lotti funzionali, come poc'anzi diceva la collega Di Girolamo, così come si fa in tutto il resto del mondo. Che significa lotti funzionali? Significa che dopo l'approvazione da parte del CIPES del progetto definitivo sarà approvato anche il piano economico finanziario che accerterà l'esistenza della copertura per l'intero fabbisogno dell'opera, ovviamente copertura che c'è, ma verrà accertata nel momento in cui il progetto verrà approvato. Ed è una progettazione esecutiva che ha l'obiettivo di ottimizzare la costruzione della struttura contenendo tempi e costi. La fattibilità tecnica dell'opera non è mai stata messa in discussione, o è stata messa in discussione soltanto magari dai soliti detrattori, e dopo anni di chiacchiere e di attese, grazie finalmente a questo governo e all'impulso che ha voluto dare il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, si sta finalmente concretizzando la realizzazione di questa straordinaria opera, che non è importante soltanto per Messina o per Reggio Calabria, ma è importante per l'Italia intera, è strategica per l'Europa, per l'intero Mezzogiorno, per la Sicilia e per la Calabria. In più 40 milioni di euro, sempre legati al ponte sullo Stretto, in più stanziati proprio per gli espropri delle abitazioni che sono ubicate laddove verranno i cantieri, nella zona di costruzione. Milioni di euro che giustamente serviranno per i cosiddetti espropri bonari, in cui per legge si prevede anche una maggiorazione
del 15% del valore immobiliare e, come giusto che sia, per il caso di esproprio di un'abitazione adibita ad abitazione principale del proprietario viene riconosciuta una indennità aggiuntiva. Strumentalmente e vergognosamente assistiamo a uno sciacallaggio dei detrattori, delle sinistre, delle opposizioni che fanno soltanto demagogia perché non hanno altro da fare in questo momento, dicendo che il ponte adesso non si potrà realizzare perché c'è la siccità. E quindi la risposta che io darei a loro è che se un cantiere come un cantiere, uno dei tanti cantieri, un cantiere importante ma è uno dei tanti cantieri, non si può realizzare perché manca l'acqua, dovremmo bloccare tutti i cantieri che ci sono in questo momento, non dico in Italia ma certamente in Sicilia dove la siccità è violenta. E proprio per questo voglio ricordare il decreto legge siccità, così come chi mi ha preceduto lo ha ricordato, un decreto legge siccità che abbiamo approvato, che abbiamo fatto noi, che abbiamo approvato noi nel mese di aprile, che riguardava tutto il territorio nazionale. Ma se andiamo ancora più in particolare per la Sicilia, il ministro Salvini, facendo una ricognizione dei progetti presentati, ha finanziato 1 miliardo in dotazione, fondi in dotazione del MIT, di cui il 10% riguarda opere specificatamente per la Sicilia. Sempre legato al ponte, un altro emendamento approvato alla Camera dei Deputati, prima firma l'onorevole collega Anastasio Carrà, vicepresidente della Lega in Sicilia, un emendamento che siamo riusciti a mettere dentro all'articolo 3, che è l'articolo che regolamenta i commissari straordinari, che è qualcosa strettamente collegato anche all'articolo 2, che è l'articolo che riguarda il ponte, e quindi è il commissariamento, finalmente dopo anni di attesa, il commissariamento del porto di Tremestieri, di un cantiere che era chiuso da anni, che grazie a questo governo, grazie a questo ministro, grazie ai sottosegretari, viene finanziata la piattaforma logistica del porto di Tremestieri, appunto strategica perché in attesa dell'attraversamento stabile dello stretto, verrà commissariato e quindi accelerato questo cantiere. Dopo la revisione del codice degli appalti, il nuovo codice della strada e soprattutto da poco approvato anche il salvacasa, anche questo decreto che vede la firma del nostro ministro Salvini rimedia ad anni di immobilismo e quindi chiudendo una stagione fallimentare dei no che ha causato una notevole carenza di infrastrutture nel nostro paese. Questa è la Lega e per tutti questi motivi io annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega Salvini Premier. Grazie, senatore Germanà. Ora è iscritto a parlare il senatore Basso, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Disagi e ritardi, ferrovie in panne, linee sotto stress, avarie e guasti, come il blocco di 350 persone a Grosseto senza aria condizionata e i 300 passeggeri bloccati a Napoli. Sulla linea ad alta velocità Roma-Firenze, 11 episodi di problemi tecnici in soli 10 giorni. Centinaia di voli saltati per avarie tecniche. La settimana dal 15 al 21 luglio ha visto la puntualità dei voli crollare al 49,7%, con l'Italia che rappresenta il 15% di tutti i ritardi europei. Più volte chiuso l'aeroporto di Catania, causando cancellazioni e ritardi. Anche la cerimonia inaugurale alle Olimpiadi a Parigi ha visto oltre 2.500 passeggeri italiani bloccati, con risarcimenti stimati in 1 milione di euro. Code interminabili in autostrada e mega file nei porti. La Calabria bloccata per 5 giorni. Lunghe code a Pavia, treni bloccati per oltre 6 ore. Code, blocchi e ritardi sono all'ordine del giorno sulle autostrade ligure ormai da diversi anni. La linea alta velocità Milano-Bologna sarà parzialmente interrotta dal 12 al 18 agosto, con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 2 ore. Il caos trasporti in Italia durante l'esodo estivo è solo un segnale d'allarme. Serve un intervento urgente per garantire la mobilità dei cittadini e la competitività del nostro Paese. Come risponde a questa emergenza, al caos totale dei trasporti, il Governo? Con questo decreto, un decreto legge minestrone, senza una visione, senza programmazione né pianificazione delle opere. Vi sono risposte a questi problemi? Vi sono almeno le basi per affrontare il problema e superarlo? No, nulla di tutto ciò. Certo, vi sono alcune misure spot utili e quando si fa qualcosa di giusto e di importante avrete sempre il nostro sostegno, perché siamo all'opposizione, ma siamo un'opposizione che agisce nell'interesse del Paese.
Leggendo l'elenco di interventi, vi sono certo alcuni interventi che, presi singolarmente, ci trovano d'accordo, come il parziale finanziamento del TPL, come la bonifica del sito di interesse nazionale Stoppani a Cogoleto o il finanziamento del parco scientifico tecnologico di Erzelli. Ma se il tema era finanziare in maniera indistinta le opere presenti nel territorio, che hanno bisogno di interventi urgenti, perché non avete accolto le molte proposte del Partito Democratico presentate in Commissione, alla Camera e al Senato? Parlo delle nostre proposte per sostenere il trasporto pubblico di tutta l'Italia, per sopperire alle carenze infrastrutturali, come ad esempio la Tirrenica per il Lazio e la Toscana, in particolare per quei lotti già cantierabili, per il rafforzamento dell'autorità di bacino del Po, dove chiedevamo personale aggiuntivo per poter portare avanti i progetti, per l'interporto di Termini Imerese, i ponti sul fiume Po, il ponte di Parma, il ponte sul torrente Stura Campo Ligure, il ripristino per il finanziamento dei fondi tagliati alla tranvia di Firenze, il finanziamento per il Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico, così come il Fondo per il Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri, le risorse aggiuntive per le metropolitane di Roma Capitale, i maggiori finanziamenti per il trasporto aereo della Sicilia, nuove risorse per i collegamenti insulari, in particolare per mantenere la continuità territoriale in certe isole, soprattutto quelle più piccole. Come vedete, e lo dico ai colleghi di maggioranza che sono intervenuti, abbiamo fatto tante, numerose, diverse proposte. E ancora, lo dico per la terra da cui provengo, la richiesta, ormai riproposta da 2 anni, dell'esonero del pedaggio per i transiti delle autostrade ligure, considerando i disservizi dovuti ai cantieri interminabili. In teoria è una proposta condivisa da tutte le forze politiche quando parlate sul territorio, sempre bocciata qui a Roma quando si tratta di passare dalla propaganda ai fatti. Nessuno, dico nessuno di questi emendamenti è stato approvato. Perché non erano necessari e urgenti? No, perché avete destinato tutte le risorse ad un progetto, quello del ponte, che aspetta ancora la risposta a oltre 200 prescrizioni, ma che per voi è propaganda e vale più delle emergenze reali. Ne ha parlato già bene in dettaglio il collega Fina. Non solo il costo di quest'opera preclude il finanziamento a centinaia di interventi urgenti in tutta Italia e soprattutto al sud Italia, ma la scelta fatta in questo decreto delle fasi costruttive rischia di dare un'ulteriore svolta in negativo. Potreste essere il primo governo di destra che, oltre a sprecare un sacco di soldi per parlare del ponte sullo stretto, sprecherà altri soldi pubblici per lasciare ecomostri destinati per secoli a ricordarci quanto sia stata sventurata la scelta di avventurarsi in un'impresa senza la dovuta serietà. I cittadini calabresi e siciliani davvero non se lo meritano. Peccato. Poteva essere l'occasione per dare una risposta di sistema, per affrontare un'emergenza vera che gli italiani stanno vivendo ogni giorno. Noi non abbiamo fatto quello che faceva il ministro Salvini quando era all'opposizione. Non siamo andati nelle stazioni a fare video, a strumentalizzare i cittadini che stavano lì, cercando di trovare il modo di vivere quei pochi giorni di vacanza che avevano ritagliato proprio in queste settimane e che invece di passare nelle località di villeggiatura li hanno dovuti passare nelle stazioni, aspettando servizi sostitutivi di cui non erano stati informati, con temperature incandescenti. Non siamo andati a raccogliere il disagio per alimentare bestie, bestioline social, per alimentare disagio. Noi non abbiamo fatto questo. Noi abbiamo chiesto al ministro Salvini di venire a riferire in Parlamento, di venirci a spiegare cosa sta facendo e cosa non sta facendo. Infatti noi pensiamo che se va per aria il sistema dei trasporti del Paese non è un problema solo di questo governo, è un problema di tutte le istituzioni, è un problema del Parlamento. Voteremo no alla fiducia perché il governo e il ministro non possono continuare a scappare dalla realtà, occuparsi solo di dibattiti ideologici o di richiami revanchisti a epoche buie del nostro Paese. Stia tranquillo il ministro Salvini, che anche oggi non è presente. Per lui non varrà neppure il falso storico. Di lui nessuno dirà mai in futuro, quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. Grazie, senatore Basso. È scritta a parlare la senatrice Tubetti. Prego, senatrice Tubetti. Grazie, Presidente. Governo, onorevoli colleghi. Avevo fatto una promessa. Mi ero imposta, forzatamente con il mio carattere, imposta di non commentare più le sventure dei governi che ci hanno preceduto, imposta di non parlare del decennio horribilis in cui, pur di rimanere attaccati alle poltrone, le attuali forze di opposizione, sempre per fortuna opposizione,
senza una visione, senza un progetto di nazione, senza un minimo, avrebbero stretto accordi anche con Attila per rimanere lì. Ma purtroppo i cantori di questa sinistra, che con la solita metodica insolenza discettano sui problemi del mondo sempre da qualche spiaggia di Capalbio o al fresco di qualche valle, che licenziano verdetti e non decreti, con tanta ironia nei nostri confronti, i cantori di questa sinistra mi costringono a rompere il giuramento. Mi costringono a riprendere il filo di un discorso logico che pare loro sfuggire, consapevolmente o meno, forse nemmeno tanto in buona fede. Ed ecco che dalle pagine del Corriere, uno dei capocomico della compagnia dei cantori, tra un caffè annoiato e un bicchiere di champagne svampito, ha stigmatizzato l'operato di un dirigente dell'alta velocità, reo, in sua tesi, di aver programmato lavori sulla rete nel periodo estivo, penalizzando il traffico e la stagione turistica. Un'altra serie di strafalcioni, in cui spiccano grossolane imprecisioni, tipiche di chi parla senza cognizione di causa, con il solo intento di screditare per il piacere di ricevere dei like di qualche profilo fake creato appositamente. Screditare chi, invece, lavora concretamente per il bene della nostra Italia. Non sapere, e forse volutamente ignorare, che le interruzioni per lavori non sono decise dalle imprese ferroviarie, nel caso specifico dell'alta velocità, è veramente grave. I lavori di manutenzione straordinaria e quelli per la realizzazione grandi opere sono programmate e gestite dal gestore dell'infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana. E con rammarico, anche questa volta, ci rendiamo conto che la conoscenza del sistema Italia non è nelle corde di chi vive nella bolla delle ZTL. Completamente sconnessi dai problemi del vivere quotidiano, dal mondo, quel mondo reale che viene affrontato concretamente dal governo Meloni attraverso questo decreto, che ad esempio affronta nell'articolo 3 i criteri riguardo le nomine dei commissari, tenendo conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, e anche qui dovevamo arrivare noi. Mettiamo un punto però, affrontiamo la situazione reale. Solo per fare qualche esempio, in questa cornice saranno realizzati il nodo di Genova e il terzo valico di Giovi, la linea alta velocità e alta capacità su Milano-Verona, la tratta Brescia-Verona-Padova, che comporterà una velocizzazione dei treni e della costruzione di stazioni ad esclusivo utilizzo dell'alta velocità a Verona e Vicenza, la linea alta velocità e alta capacità sulla tratta Napoli-Bari, il raddoppio in variante di circa 20 km di linea della tratta Apice-Irpinia, il raddoppio in variante della tratta Irpinia-Orsara-Bovino con la nuova stazione di Irpinia, il potenziamento della linea Venezia-Trieste nel tracciato Venezia-Mestre-Ronchi Sud. Solo chi come me proviene da quelle zone conosce i benefici di un'opera al centro dell'Europa che stiamo attendendo da tempi immemori. Il passante alta velocità e alta capacità di Firenze e la nuova stazione di Belfiore dotata di hub intermodale in connessione con la stazione di Firenze-Santa Maria Novella tramite People Mover dedicato. L'aeroporto di Firenze tramite la linea tranviaria, il potenziamento della linea adriatica che permetterà insieme alle opere elencate di collegare le regioni adriatiche con il centro dell'Europa di cui sopra, la realizzazione della nuova tratta Battipaglia-Romagnano con i benefici immediati per i collegamenti su Potenza e la tratta Romagnano-Praia con la confluenza dell'attuale linea tirrenica, i famosi collegamenti. Sia chiaro, nessun segreto mi è stato rivelato, nessun segreto di Stato. Ho avuto solo la curiosità, che è mancata a certi colleghi che mi hanno preceduto e giornalisti di certa stampa, la curiosità di informarmi banalmente, non sono un genio, sui siti istituzionali, ma questa attività e soprattutto la conoscenza dello stato dell'arte avrebbe compromesso la possibilità per la stampa al soldo dell'opposizione di dispensare le critiche sull'attività del governo e non avrebbe soddisfatto la parte politica che sostengono e che li sostiene. Avrebbe impedito loro di mistificare la narrativa, di cavalcare la propaganda disfattista, ma questa volta nel cavalcare la propaganda si è precipitati nel ridicolo.
non solo confondendo grossolanamente ruoli e funzioni, ma colpendo ingiustamente e colpevolmente chi giornalmente è impiegato con professionalità a far funzionare una parte fondamentale della mobilità. Ed è evidente, una volta in più, riprendendo il pezzo da cui ho tratto spunto, come vi sia una parte, per fortuna ristretta, di soggetti che sono del tutto estranei al quotidiano, al mondo del lavoro, ai problemi della gente. Determinati lavori, come quelli di cui vi state lamentando e quelli che vi ho letto, vanno fatti nel periodo in cui l'attività lavorativa, generalmente indicata, fabbriche, scuole, attività produttive, è sospesa per creare il minor disagio al sistema paese, un po' come succede in tutte le parti del mondo. Un mondo che non è circoscritto nei salotti e nei circoli, perché anche dei problemi dei teatri e dei lavoratori di teatri ce ne stiamo occupando noi in questo decreto. Un mondo reale ha un raggio d'azione molto vasto, e lo ridico banalmente, sempre per lo stesso motivo di prima, le attività produttive, le scuole, le fabbriche, con ciò non significa mortificare e penalizzare una parte importante del PIL, cioè del nostro PIL, il turismo, ma bisogna avere coraggio, quello che vi è mancato negli ultimi 10 anni, perché questo significa governare, coraggio di fare delle scelte, guardando al futuro della nazione e non alla gestione spicciola che, come si è visto, penalizza tutti, in particolare l'Italia. Sarebbe onesto, ma mi rendo conto che questa parola non appartenga al vocabolario di certa sinistra e della sua stampa, che prima del prossimo caffè partisse una lettera di scuse a quegli uomini e a quelle donne, a quei dirigenti e a quei lavoratori che in questo difficile periodo sono in prima linea per assicurare che alla ripresa post ferie, sempre le ferie degli altri a Capalbio, scuole, fabbriche, attività e anche i teatri, appunto, possano riprendere senza troppi disagi. Ma sono conscia che nella vergogna, nella consapevolezza dei propri errori, come i banchi a rotelle mi suggeriscono, appartengono al DNA di soggetti che per lunghi anni, quantomeno di appunto i 10 di qui sopra, non hanno visto l'elefante nella stanza. Senza polemiche, tornate o rimanete nel vostro riposo onirico. Noi continueremo responsabilmente a lavorare per la gente, con la gente. Pertanto esprimo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Avanti così. Bene, grazie senatrice Tubetti. Allora, passiamo ora al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 1206 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 giugno 2024 numero 89, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Come noto, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 161,1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza, così come ciascuna senatrice. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì e i senatori e le senatrici contrari risponderanno eventualmente no. I senatori e le senatrici che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Ora estraggo a sorte il nome dal quale avrà inizio l'appello nominale. Butti con la B. Allora, invito la senatrice segretaria a procedere all'appello, iniziando dall'elenco che... Già pronta? Bene, andiamo. Aspettiamo che il sistema si avvii, a parte Butti che deve votare per primo. Perfetto. Allora, Butti. Sì. Butti assente. Calandrini. Calandrini sì. Calderoli sì. Malan sì. Boccia no. Romeo.
Romeo, sì. Patuanelli. Patuanelli, no. Gasparri. Gasparri, sì. De Cristofaro. De Cristofaro, no. Borghi Enrico. Borghi Enrico, no. Untenberger. Untenberger, no. Biancofiore. Biancofiore, sì. Rauti. Rauti, sì. Zangrillo. Zangrillo, sì. Guidi. Guidi, sì. Calenda. Calenda, assente. Campione. Campione, sì. Zedda. Zedda, sì. Camusso. Camusso, no. Cantalamessa. Cantalamessa, sì. Cantù. Cantù, sì. Casini. Casini, assente. Castelli. Castelli, sì. Ronzulli. Ronzulli, sì. Castellone. Castellone, assente. Castiello. Castiello, no. Cataldi. Cataldi, no. Ciriani. Ciriani, sì. Cattaneo. Cattaneo, assente. Centinaio. Centinaio, assente. Cosenza. Cosenza, sì. Craxi. Craxi, sì. Crisanti. Crisanti, no. Croatti. Croatti, no. Cucchi. Cucchi, assente. Delia. Delia, no. Damante. Damante, no. Damiani. Damiani, assente. De Carlo. De Carlo, sì. De Poli. De Poli, sì. De Priamo. De Priamo, sì. Alberti Casellati. Alberti Casellati, sì. De Rosa. De Rosa, sì. Della Porta. Della Porta, sì. Del Rio. Del Rio, assente. Di Girolamo. Di Girolamo, no. Dreosto. Dreosto, sì. Durigon. Durigon, assente. Durnwalder. Durnwalder, assente. Fallucchi. Fallucchi, sì. Farolfi.
Farolfi, sì. Fazzolari. Fazzolari assente. Fazzone. Fazzone assente. Fina. Fina no. Floridia Aurora. Floridia Aurora assente. Floridia Barbara. Floridia Barbara no. Franceschelli. Franceschelli no. Franceschini. Franceschini no. Fregolent. Fregolent no. Furlan. Furlan no. Galliani. Galliani assente. Garavaglia. Garavaglia sì. Garnero Santanché. Garnero Santanché assente. Gelmetti. Gelmetti sì. Gelmini. Gelmini assente. Germanà. Germanà sì. Giacobbe. Giacobbe assente. Giorgis. Giorgis no. Guidolin. Guidolin no. Iannone. Iannone sì. Irto. Irto assente. La Marca. La Marca assente. La Pietra. La Pietra sì. Leonardi. Leonardi sì. Licheri Ettore Antonio. Licheri Ettore Antonio assente. Licheri Sabrina. Licheri Sabrina no. Liris. Liris assente. Lisei. Lisei sì. Lombardo. Lombardo assente. Lopreiato. Lopreiato no. L'orefice. L'orefice no. Lorenzin. Lorenzin no. Lo Sacco. Inseriamo anche Irto. L'Iris. L'Iris sì. Lo Tito. Lo Tito sì. Maffoni. Maffoni sì. Irto. Irto no. Magni. Magni no. Maiorino. Maiorino no. Malpezzi. Malpezzi assente. Manca. Manca assente. Mancini. Mancini sì. La Marca. La Marca no. Marcheschi. Marcheschi sì. Martella. Martella no. Marti. Marti sì. Marton.
Martonno Matera. Matera sì. Mazzella. Mazzella assente. Melchiorre. Melchiorre sì. Meloni. Meloni no. Menia. Menia sì. Mennuni. Mennuni sì. Mieli. Eccola. Mieli sì. Minasi. Minasi sì. Mirabelli. Mirabelli assente. Misiani. Misiani assente. Monti. Monti assente. Morelli. Morelli sì. Murelli. Sì. Murelli sì. Musolino. Musolino no. Musumeci. Musumeci assente. Nastri. Nastri sì. A posto. Naturale. Naturale no. Nave. Nave no. Nicita. Nicita no. Nocco. Nocco sì. Occhiuto. C'era il giro. Occhiuto assente. Orso marso. Orso marso sì. Ostellari. Ostellari assente. Paganella. Paganella sì. Paita. Paita no. Paroli. Paroli sì. Parrini. Parrini no. Patton. Patton no. Pellegrino. Pellegrino sì. Pera. Pera sì. Petrenga. Petrenga sì. Petrucci. Petrucci sì. Piano. Piano assente. Pirondini. Pirondini no. Pirovano. Pirovano sì. Pirro. Pirro no. Pogliese. Pogliese sì. Potenti. Potenti sì. Pucciarelli. Pucciarelli sì. Rando. Rando no. Rapani. Rapani sì. Rastrelli. Rastrelli sì. Renzi. Renzi assente. Roic. Roic no. Rosa. Rosa. Rosa sì. Rosso. Rosso sì. Rubbia. Rubbia assente. Russo. Russo sì. Sallemi. Sallemi sì. Salvini. Salvini assente. Salvitti. Salvitti sì. Satta.
Sattasi, Sbrollini. Sbrollini assente. Scalfarotto. Scalfarotto no. Scarpinato. Scarpinato assente. Scurria. Scurria assente. Segre. Segre assente. Sensi. Sensi no. Sigismondi. Sigismondi sì. Silvestro. Silvestro sì. Silvestroni. Silvestroni sì. Scuria. Scuria sì. Sironi. Sironi no. Sisler. Sisler sì. Sisto. Sisto assente. Spagnolli. Spagnolli no. Spelgatti. Spelgatti sì. Speranzon. Speranzon sì. Spinelli. Spinelli sì. Stefani. Stefani sì. Tajani. Tajani no. Ternullo. Ternullo sì. Terzi di Sant'Agata. Terzi di Sant'Agata sì. Testor. Testor sì. Tosato. Tosato sì. Trevisi. Trevisi assente. Tubetti. Tubetti sì. Turco. Turco no. Urso. Urso assente. Valente. Valente assente. Verducci. Verducci no. Verini. Aspetti, aspetti, aspetti. Era no. Verini no. Versace. Versace no. Zaffini. Zaffini sì. Zambito. Zambito no. Zampa. Zampa assente. Zanettin. Zanettin sì. Zullo. Zullo assente. Alfieri. Alfieri assente. Aloisio. Aloisio no. Ambrogio. Ambrogio sì. Amidei. Amidei sì. Ancorotti. Ancorotti sì. Balboni. Balboni sì. Baracchini. Baracchini sì. Barcaiolo. Barcaiolo sì. Basso. Basso no. Bazzoli. No. Bazzoli. Bazzoli assente. Vergesio. Vergesio sì. Bernini. Bernini assente. Berrino.
Merrino, sì. Bevi l'acqua. Bevi l'acqua, no. Bilotti. Bilotti, no. Bizzotto. Bizzotto, sì. Buongiorno. Buongiorno, assente. Borghese. Borghese, assente. Borghesi. Borghesi, sì. Borghi Claudio. Borghi Claudio, sì. Borgonzoni. Borgonzoni, sì. Bucalo. Bucalo, sì. Allora è terminata la prima chiama, chiedo alla senatrice segretaria di procedere alla seconda chiama. Bene. Butti. Butti, assente. Calenda. Calenda, assente. Casini. Casini, assente. Castellone. Castellone, assente. Cattaneo. Cattaneo, assente. Centinaio. Centinaio, assente. Cucchi. Cucchi, assente. Damiani. Damiani, assente. Del Rio. Del Rio, assente. Durigon. Durigon, assente. Durnwalder. Durnwalder, assente. Fazzolari. Fazzolari, assente. Fazzone. Fazzone, assente. Floridia Aurora. Floridia Aurora, assente. Gagliani. Gagliani, assente. Garnero Santanché. Garnero Santanché, assente. Gelmini. Gelmini, assente. Giacobbe. Giacobbe, assente. Lichieri, Ettore Antonio. Lichieri, Ettore Antonio, assente. Lombardo. Lombardo, assente. Malpezzi. Malpezzi, assente. Manca. Manca, assente. Mazzella. Mazzella, assente. Mirabelli. Mirabelli, assente. Misiani. Misiani, assente. Monti. Monti, assente. Musumeci. Musumeci, assente. Occhiuto. Occhiuto, assente. Ostellari. Ostellari, assente. Piano. Piano, assente. Renzi. Renzi, assente. Rubbia. Rubbia, assente. Salvini. Salvini, assente. Sbrollini. Sbrollini, assente. Scarpinato. Scarpinato, assente. Segre. Segre, assente. Sisto. Sisto, assente. Trevisi. Trevisi, assente. Urso. Urso, assente. Valente. Valente, assente. Zampa. Zampa, assente. Zullo. Zullo, assente. Alfieri. Alfieri, assente. Bazzoli. Bazzoli, assente. Bernini. Bernini, assente. Buongiorno. Buongiorno, assente. Borghese. Borghese, assente. Allora, colleghi, abbiamo concluso anche la seconda chiama. Chiedo se vi sono senatori o senatrici presenti in aula che non hanno ancora votato e intendono votare. Pare di no, e quindi dichiaro chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 29 giugno 2024 numero 89 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto
la questione di fiducia. Presenti 157, votanti 156, maggioranza 79, favorevoli 98, contrari 58, nessuno astenuto. Il Senato approva. Ora restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al decreto legge. Ora, poiché è ancora in corso la Capigruppo, io sospendo la seduta che riprenderà al termine della conferenza di Capigruppo che, come sapete, è già stata convocata ed è in corso. La seduta è sospesa. Appunto per questo, come ho già preannunciato, non ci possono essere in questo momento interventi di fine seduta perché la seduta non è terminata, l'ho sospesa in attesa degli esiti della Capigruppo. Allora, colleghi, la seduta è ripresa e ha chiesto di intervenire il senatore Nicita per un intervento di fine seduta, ovviamente ne ha facoltà. Grazie Presidente, in queste settimane ricorre il centenario della nascita di Danilo Dolci, definito in vario modo sociologo, poeta, educatore, attivista politico della non violenza. Fu soprannominato anche il Gandhi italiano. Molti di noi lo ricordano soprattutto per le grandi battaglie che fece in Sicilia, partendo dal nord, dopo aver disertato, diciamo, negli anni del fascismo, ed essere stato arrestato dai nazi fascisti, scelse la Sicilia, Trappeto, Partinico, come luogo nel quale avviare alcune delle esperienze che aveva maturato nel nord Italia, in particolare creare delle comunità dedicate ai bambini, dedicate ai bisogni degli ultimi. Creò un borgo, il cosiddetto Borgo di Dio, dedicato appunto ai bambini e iniziò un'attività di educazione molto particolare nella quale inventò l'autoanalisi popolare, cioè l'idea di analizzare assieme alla collettività quelli che erano i bisogni e come cercare di tradurre questi bisogni in azione. Un dialogo maieutico che prese anche il nome di inchiesta, nel quale immaginare i sogni e i bisogni delle persone. C'è una frase molto bella di una sua poesia che diceva: c'è chi educa sognando gli altri come ora non sono, ciascuno cresce solo se sognato. Di lì poi partì una iniziativa, un'attività che ebbe grande risalto in tutta l'Italia. Per esempio il 14 ottobre del 1952 iniziò uno sciopero della fame sul letto di Benedetto Barretta, un bambino morto per la denutrizione. Nel 1956 avviò uno sciopero della fame collettivo contro la pesca di frodo e le autorità del tempo giudicarono quel digiuno pubblico come illegale. Poi iniziò nel 1956 lo sciopero alla rovescia, l'idea sostanzialmente che di fronte alla carenza di infrastrutture che versava in quel momento nella Sicilia, lui decise di avviare assieme ad altri disoccupati un'attività per costruire una strada laddove non c'era. In quel caso Danilo Dolci fu arrestato, si ebbe un processo che chiamò tantissime persone, tra le quali Carlo Levi, Elio Vittorini e tanti altri che testimoniarono quell'attività, e fu difeso da Calamandrei. Calamandrei parlò di lui come un uomo nel quale l'uomo di cultura che per manifestare la sua solidarietà ai poveri non si è accontentato della parola parlata o scritta, dei comizi, degli ordini del giorno, dei messaggi, ma ha voluto vivere la loro vita, soffrire la loro fame, dividere il loro giaciglio, scendere con loro nella forzata abiezione per aiutarli. Ricordiamo anche in questi giorni la grande protesta che fece per l'acqua in Sicilia fino alla costruzione della diga dello Jato. Ecco, a quel proposito, quello che disse Danilo Dolci a proposito dell'acqua, disse che l'acqua può divenire non soltanto occasione per elevare la produttività e il reddito, ma anche leva di cambiamento strutturale per un cambiamento della struttura di potere. La lotta per l'acqua, la lotta per l'uguaglianza, la lotta per i diritti dei più poveri. Questioni assolutamente attuali che ci fanno pensare a Danilo Dolci non soltanto come un testimone, ma come qualcuno che ci sta suggerendo ancora una lezione per liberare dai bisogni le nostre popolazioni.
Grazie. Senatore Nicita, lei ha ricordato un processo storico che diede inizio, perché quell'arresto fu dovuto al fatto che erano in vigore i testi unici di sicurezza ancora del ventennio fascista precedente. Da quel processo in poi iniziò una lettura costituzionalmente orientata delle norme ancora in vigore in Italia. Comunque fu le primissime esperienze di non violenza che oggi tutti conosciamo, di appunto mobilitazione non violenta, ma che all'epoca erano le prime in Italia. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Campione, che dopo una lunga attesa meritatamente interviene. Volentieri le do la parola. Grazie Presidente. Funziona? Si sente? Grazie Presidente. Una collega mi chiede di fare questo intervento in aula per lei. Una richiesta così non capita spesso, ma è importante, perché significa mi fido di te, so che interpreterai il mio pensiero. È per questo che ho detto subito di sì alla collega Antonella Zedda, e quindi questo è il mio intervento, ma è anche il suo. Le donne sono forti quando sono unite. Anche questo non capita spesso, ma quando si riesce a fare squadra i risultati sono notevoli. Come nel caso di Francesca De Ida. La storia è nota a tutti. Questa ragazza di San Sperate, in provincia di Cagliari, viene uccisa in casa con un colpo alla fronte. Poi il corpo viene messo in un borsone e abbandonato in campagna. Il marito si professa innocente e all'inizio non vi sono elementi a suo carico. C'è però la chat che Francesca aveva con le colleghe del call center per il quale lavorava. Le colleghe rilevano subito alcune anomalie dopo le dimissioni dal lavoro della donna e la contattano per chiederle i motivi della decisione. Ma le risposte arrivano soltanto via WhatsApp e il tono dei messaggi accresce i dubbi. Non può essere lei che scrive «voglio stare da sola», «non voglio vedere nessuno», «mi isolerò per un po' di tempo». E allora mettono in atto una strategia per scoprire se chi scrive sia proprio lei. Inventano il nome di una collega, scrivendo che si è dimessa anche lei. E la risposta che arriva è «mi dispiace, come mai?». L'autore del messaggio è caduto nella trappola. È chiaro che non può essere Francesca, che avrebbe certamente saputo che il nome di quella collega era inventato. Da qui iniziano le indagini ufficiali che si dirigono verso il marito, che viene arrestato. Le donne che si uniscono e fanno rete. Non capita spesso, è vero, ma quando accade i risultati sono straordinari. Forse è questa la chiave per reagire alla violenza. Attivarsi per un'amica. Mettersi nei suoi panni, fare ciò che siamo certe lei farebbe per noi. Empatia, solidarietà. È questo che ci rende forti. E allora impariamo a fare rete, a restare unite, a restare forti. Grazie. Grazie. Grazie senatrice Campione. Le parole su questi episodi non sono mai abbastanza. Bene, sono terminate anche gli interventi di fine seduta e quindi intanto darei lettura delle conclusioni e delle determinazioni della conferenza dei capigruppo, che ha stabilito integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario fino al 12 settembre. La seduta di domani prevede la discussione del decreto legge in merito alle materie prime critiche di interesse strategico e dei disegni di legge rendiconto 2023 e assestamento 2024. Già approvati dalla Camera dei Deputati. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 9 di domani. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che, dopo la pausa estiva, i lavori delle commissioni riprenderanno a partire da martedì 3 settembre, ferma restando la possibilità di convocarsi anche in precedenza in relazione a situazioni di urgenza connesse con le materie di propria competenza. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 11 settembre alle ore 16.30. per la discussione di ratifiche di accordi internazionali. Si è stabilito che l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI avverrà alla ripresa dei lavori dell'Assemblea ragionevolmente il giorno 12, previ accordi con la Camera dei Deputati.
Il calendario della settimana prevede inoltre giovedì 12 settembre il sindacato ispettivo e alle ore 15 il question time. Il calendario dei lavori potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2 bis del regolamento, sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e concernenti semplificazione, digitalizzazione delle attività economiche e servizi, nonché semplificazione normativa e qualità della normazione. Ora, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del regolamento sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà nella giornata di domani, martedì 6 agosto alle ore 10, con all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2024 numero 84 recanti disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, già approvato la Camera dei Deputati, e di seguito discussione congiunta dei disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, già approvato dalla Camera dei Deputati, voto finale con la presenza del numero legale. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, già approvato dalla Camera dei Deputati, anche questo con un voto finale con la presenza del numero legale. E ora la seduta è tolta.